Dici, dici. Ho recuperato un progetto che è stato finanziato con un bando pubblico e attualmente diciamo è un po' in una situazione di stallo perché non abbiamo più tanti finanziamenti. E ieri lo riassumi brevissimamente? Vabbè, praticamente facevamo gli orti nelle scuole. Ok. Non è niente di nuovo e niente di innovativo, diciamo. Beh, non c'è nulla di diverso, soprattutto. Cioè non è che si va dai ragazzini a spiegare cose che loro non hanno mai visto, perché comunque siamo in una realtà di un paese, quindi pensando all'unicità del progetto, alla concorrenza, ce n'è tantissima, perché cioè, ogni giorno sento di un nuovo progetto sugli orti, comunque sono molto comuni, è una cosa che è molto in voga in questo periodo. Quindi cioè, pensando, che ne so, a far andare avanti questo progetto, l'idea era quella di chiedere al comune un'area e di cominciare a farlo gratuitamente, cercare di coinvolgere i ragazzini in questo modo, perché comunque cioè, le scuole non hanno i soldi per farlo, no? Certo, ha dei costi molto alti questo progetto? No, non ha dei costi molto alti, noi consideravamo tipo 7 euro a bambino per 5 incontri. Ho capito. Quindi incontri di classe, di gruppo classe? Sì. Ok. No. Quindi un'evoluzione, scusami se capisco bene, l'evoluzione è invece di farlo in orario scolastico, farlo al pomeriggio e recuperare delle aree. Per così, esatto, recuperare aree abbandonate. Sì, ok. Sì. Questa volta però le scuole non servono. Non le scuole direttamente. Esatto. Aprirlo magari associazioni oppure che ne so, chiedere ai servizi sociali, qualcosa del genere. Ok. Così. Allora, vabbè, l'idea era quella di pubblicizzarlo appunto in questo modo, quindi fare un bel racconto sul fatto che comunque ci sono queste aree da rivalutare, la sfida, l'eroe, così, in questa maniera avevo pensato. Sì. E poi pensavo, che ne so, la mission che comunque è cambiata del progetto, vabbè, io sto vedendo tutti i punti, valutando in questa maniera. Va benissimo, okay. Va benissimo. Poi, pensando ai prospect, allora... No, una cosa sola, sì. Se ben capisco, la mission del progetto non esiste, esiste la mission della vostra organizzazione. Ok? Sì. Cioè, è una roba che... Sì. Viene prima del progetto, magari la vostra organizzazione, se ho capito bene, o ha a che fare con l'adolescenza, diciamo così, sull'educazione, chiamiamola non convenzionale, extrascolastica dei giovani, quindi avete una mission su quella roba lì, oppure avete una mission sulla, come posso dire, sull'animazione sociale in senso più ampio. Meglio ancora, quindi educazione ambientale e alimentare, perfetto. Allora a questo punto mi domando, ma il progetto degli orti, il prodotto, andava poi a finire nelle mense? C'era anche un modello alimentare collegato? So che non si può, so che ci sono alcuni problemi. Abbiamo fatto una festa in cui abbiamo raccolto i pomodori e abbiamo fatto le friselle, questo massimo. Vabbè, però è già qualcosa, insomma. Avete comunque utilizzato quel prodotto lì per proporre un alimento, quindi anche i modelli alimentari collegati, perché non è solo raccogliere, ma è anche mangiare qualcosa di consapevolmente più sano, più legato alle tradizioni, se vuoi, e un modello alimentare di dieta mediterranea, banalmente, eccetera. Quindi quella roba l'avete ovviamente messa dentro. Adesso teoricamente quando siete sganciati dall'ambiente scolastico, nello sviluppo, il consumo alimentare invece forse può essere ancora più valorizzato, perché potreste fare o una sorta di mercato dei ragazzini, il mercato, no? Mettere in vendita, oppure addirittura organizzare proprio la somministrazione in una festa di quartiere, la festa dell'orto, in cui i ragazzi vedono tutta la filiera, dalla pianta, dalla semina, fino alla trasformazione e consumo della cosa qua. Dimmi avanti sui prospect. Vabbè, avevo pensato di avvicinarmi ai genitori, certo, perché avevo pensato, ieri dicevo con la ragazza che oggi non c'è, vado davanti alle scuole, faccio il banchetto per i miei genitori, gli spiego il progetto, così. Certo. Però comunque
Cioè, questo riguarderebbe più le scuole che, diciamo, quest'altra cosa. No, ma un buon ragionamento, perché gli stessi, i genitori degli stessi ragazzi che hanno già fatto i laboratori in scuola hanno già nozioni in qualche modo, comunque hanno un punto di contatto già sia con la vostra organizzazione che col progetto molto simile, diciamo, che avete avviato. Le non lo ripropongono, comunque si va in altre scuole, in altri ma paesi. Ma questo non è un problema, però i vostri, in questo senso, i beneficiari più legati sono comunque, dovete partire secondo me da quei ragazzini lì che già avete incontrato e dalle loro famiglie. Quindi cominciare a dire, bene, non lo facciamo più in scuola perché ci sono problemi evidentemente gestionali e amministrativi, però vorremmo continuare a fare quelle esperienze e a proporle ai vostri figli. Quindi, eccetera, eccetera, eccetera. Ok? Ottima idea. Io ti dico, ti do anche ulteriore suggerimento, se non ci avete già pensato, oltre ai genitori pensate ai nonni. Perché i nonni, oltre ad avere competenze agricole forse ancora maggiori sulla tradizione alimentare, eccetera, sono ancora più, diciamo così, affezionati all'idea che i loro nipoti possano avere le stesse nozioni che hanno avuto loro. Magari loro non sono riusciti perché non hanno voglia, non hanno tempo, eccetera, eccetera, ma magari per vostro tramite i loro saperi, le loro conoscenze e competenze possono arrivare fino ai nipoti. Quindi il secondo giro di contatti è passare anche dai nonni. Specie se conoscete tra questi nonni quelli che hanno effettivamente, oltre all'orto in casa, che è probabile che ce l'abbiano tutti, ma magari abbiano anche proprio una esperienza lavorativa nel campo agricolo, o nella trasformazione degli alimenti, o nella vendita di alimentari. Insomma, il tema alimentare in questo senso potrebbe essere il filo rosso che collega i contatti. Ottima idea. E addirittura mi viene da pensare, potreste, non so se i disciplinari lo consentono, però potreste inventare una... Eila, ciao! Mi viene così da pensare, se conoscete anche solo un ortofrutta, potreste chiedergli di ospitare con una grafica che decidete voi due cassettine dei prodotti che vengono proprio da quest'orto, il cui prezzo è sottilmente maggiorato, di un piccolo margine, che va a finire a beneficio del vostro progetto. Così la gente... non so come funziona qui perché non conosco il contesto, però se c'è un negozio che in qualche modo può sostenere la vendita, diciamo così, con scopo benefico, un pochino più caro, ma anche davvero poco, però con quella finalità lì, potreste avviare anche quest'altro meccanismo di raccolta fondi, che è una raccolta fondi molto... un po' bassa, però di promozione forte, nel senso che dite che quel prodotto lì comunque esce e chiunque volendo potrebbe andare ad assaggiare questa cosa qua sostenendola. Così, ma proprio un'idea lì per lì. Ok? Ok? Poi dicevi quindi, i prospect sì, mi sembra giusto, i genitori per forza. Che ne pensate anche voi? Perché non è un dialogo, è un consulto comunitario. Non so se... Come vi sembra questo? Sì? Pensavo, come si fa a raggiungerli se non vengono a prenderli da scuola? No, molti vengono a prendere a scuola. Ah, meno male. No, perché stavo pensando al nonno, è un po' difficile da raggiungere con l'email. No, con una lettera. Il nonno lo raggiungete con una lettera scritta. Se conoscete, cioè, credo che in una comunità tutto sommato piccola come questa si sappiano chi sono i nonni. E allora scrivete proprio, la comunicazione scritta sulle persone di una certa età continua ad avere peso, continua ad essere importante. Bastano poche righe, non dovete scrivergli un papiro, però proprio dei nonni prendete gli indirizzi e mandategli una lettera e specificate che avete scelto in maniera assolutamente consapevole e motivata. Se conoscete le persone c'è l'elenco del telefono, l'indirizzo postale lo si può ottenere banalmente sull'elenco del telefono, se sapete chi sono, come si chiamano sostanzialmente. Fate un giro di consultazioni, chiedete, eccetera. Magari appunto agli stessi genitori chiedete, guardate, volevamo provare a mandare, se secondo voi è possibile, una semplice lettera per presentare il progetto perché avremmo un'idea che vede i nonni protagonisti in qualche senso, giusto per raccontargli di che cosa stiamo parlando. Una semplice lettera, un poco di racconto di cosa state facendo e al centro della storia devono esserci loro come meccanismo di trasmissione. Mi ricordo questo nome di un progetto che probabilmente sia Biella, che si chiamava Nuovi Nonni per Nuovi Nipoti.
dove in questo titolo c'è anche quello slogan in pochi caratteri che cercavamo. In realtà il discorso è di riattivare le persone di una certa età che magari vivono anche una situazione di piccola prostrazione, di nulla facenza, ma anche un po' autoindotta, insomma, non sanno bene come impiegare il loro tempo. E allora i nuovi nonni per dei nuovi nipoti, cioè dei nipoti che possano avere delle conoscenze ulteriori e nuove nella trasmissione del sapere. Nell'ambito familiare queste cose funzionano o non funzionano? Nel senso che c'è dialogo o non c'è dialogo, c'è propensione o non c'è propensione, chi lo sa? Ogni contesto ha le sue caratteristiche. Se un progetto tiene anche conto di questo elemento, secondo me facilita la trasmissione proprio di conoscenze. Quella cosa lì su nuovi nonni per nuovi nipoti, passando dai saperi antichi però, era secondo me molto stimolante, molto, molto carina. Ok? Quindi l'indirizzo alla fine lo si trova, secondo me, banalmente così. Poi, me sono lo so che sono scritto un risultato. Vabbè, le proposte sono semplici, perché comunque sia, secondo me, è facile dire, che ne so, in una raccolta di fondi, che ne so, con quei soldi si vuole comprare una piantina, si vuole comprare un innaffiatoio, si vuole comprare, che ne so, si vuole comprare un metro quadro di orto e acquistare i prodotti, per Si esempio, può perché adottare, adottare un metro sì. quadro d'orto, è perfetto. Per un anno l'adozione è questo. E tu gli metti dentro costo di irrigazione, semina, lavoro, eccetera. Quello secondo me è fantastico. Porzionate la terra, si adottano i mattoni per le costruzioni, si adottano i metri quadri d'orto, quello funziona benissimo. Sì? Siccome si stanno iniziando a creare i gruppi di acquisto solidale, poteva essere anche qualcosa di interessante collegarsi a questi, anche nell'idea magari di affittare, tra virgolette, un orto. Cioè magari non si può proporre nella rete stessa il fatto che magari un acquirente può dire sostengo questa iniziativa, magari mi arrivano i pomodori da lì, non so come. Però mi è capitato, che ne so, di proporre anche questa cosa a persone più o meno sensibili rispetto a questo argomento, che ne so, al biologico, queste cose qui, bene o male tutti quanti dicono vabbè, ma non mi interessa aderire al gruppo di acquisto solidale perché un orticello me lo faccio io, una cosa la compro, Ma io non so cosa si sta già, cioè Ah, i quello gruppi già d'acquisto solidale esiste. già costituiti, non aggiungere a quelli che già fanno parte dei gas, se ho capito bene, che magari oltre a comprare da Tizio, Caio e Ah, Sempronio aggiungono, voi diventate produttori, fornitori in questo senso. Questa potrebbe essere una cosa. E aggiungo che potrebbe valere la pena. Fatevi dare delle consulenze, o magari sapete già voi, come dire, caratterizzare la vostra produzione. Magari sapete che tutti fanno pomodori, tutti fanno carote, tutti fanno patate e nessuno fa piccoli frutti e voi fate i piccoli frutti. Cioè voi andate a coprire una fascia di mercato, perché in questo caso è un gioco, insomma, anche sul tema del mercato, che non è ancora presidiata e l'andate a presidiare voi. I piccoli frutti dei piccoli contadini, mi viene da dire. Cioè, è anche facile da raccontare questa cosa qua. Buttata anche questa lì per lì. Quindi valutate se per specificare al meglio il vostro progetto, per caratterizzarlo al meglio, non vale la pena concentrarsi su una produzione di nicchia famosa, eccetera. Perché, appunto, se tutti fanno pomodori, che ci mettiamo a fare? Va bene che vengono su, però anche noi facciamo i pomodori? Magari sì, un pochino, ma magari perché ci piace fare la conserva. Oppure perché mettiamo i pomodori, non so, li facciamo però in un modo più. Cercate se riuscite a fare questa cosa. Comunque la legislazione sui semi un po' Ecco, infatti, poi ci sono degli elementi si che possono io non recuperare i conosco. semi scambiati, Sì. O anche quindi culture, magari fra virgolette, abbandonate. Mi sì, viene in le colture mente abbandonate. che appunto nel Biellese c'è un movimento, un'associazione che recupera le mele tipiche. Si diceva che nel Biellese, in tempi antichi, ma parlo anche dell'Ottocento, ci fossero un centinaio di tipologie di mela che un esperto ha censito, eccetera, eccetera, e qualcuno ha recuperato
dall'innesto e stanno cercando di rifarle. Sono produzioni piccolissime, magari ci sono 3 alberi per ogni tipologia, però ha anche un valore storico di mantenimento di biodiversità, temi che sono a noi cari. Poi, per quanto riguarda la praticità, al momento non abbiamo fatto nulla, perché comunque sì, avevamo un conto corrente e basta, non avevamo possibilità di dare. Però il conto corrente principalmente perché i contributi pubblici arrivano in quel modo lì, sugli individui io vi consiglio. Anche le scuole fanno anche le scuole. Se passate agli individui, magari valutate delle forme un po' più semplici del bonifico. Poi magari c'è chi è abituatissimo a far bonifici, però un bonifico per i 10 euro di iscrizione al laboratorio, magari no, magari organizzate qualcosa, eccetera, eccetera. E anche lì magari potete usare anche la metafora, se fate la cassettina, che i vostri semi sono le monetine, cioè non so come dire, che può darsi anche che per noi piantiamo i semi, ma raccogliamo i nostri semini, che potrebbero essere i singoli piccoli contributi. Ok. Come prova, penso, la trasparenza, il fatto che comunque noi prendiamo un piccolo contributo per stare lì con i bambini, per recuperare tutto il materiale, per gestire le ore di lavoro, tutto quanto. Comunque questa è una cosa che abbiamo sempre detto, quindi bene o male il progetto è già trasparente così come è scritto. Ma la trasparenza non è solo essere un po' poverelli, Cioè la trasparenza è: tutte le risorse che abbiamo sono spese nel modo corretto. Fossero anche 50.000 euro, però sono spese nel modo corretto. Cioè non è necessario fare i francescani al 100%. Se c'è bisogno di spendere del denaro motivato, cioè faccio per dire, se dovete comprarvi un trattore, e che serve il trattore? Se avete un appezzamento piccolo, non c'è bisogno di comprare il trattore. Giustificate le vostre spese. Ecco, questo sì. Questo sì, siano grandi, cioè siano su cifre grandi che su cifre piccole. E ovviamente nel contesto agricolo, secondo me, c'è la possibilità di avere molte cose gratuite. Faccio per dire, le sementi, magari qualche nonno, qualcuno che conoscete, le fa per conto suo e ve le regala. Gli attrezzi da lavoro, se non dovete comprare gli attrezzi da bambino, se, ammesso che esistano e non lo so, però magari ecco, potete pensare di collaborare con qualche officina che realizza queste cose e immaginare una piccola produzione di attrezzi da bambino, così che loro materialmente vi producano il bene, ve lo donino, e voi vi caratterizzate ulteriormente, se non esistono. Fate anche un'indagine su questa cosa qua. Così avete un contatto in più, avete un coinvolgimento in più e qualificate ancora meglio il vostro progetto. Se invece non ci sono attrezzi da bambino, ve li potete far prestare. Probabilmente nelle masserie, nelle case di campagna di tanti di queste famiglie o nonni, ci sono degli attrezzi che prendono polvere. Chiedetevi se ve li prestano. Tenete la contabilità e tutto, e così non dovete spendere dei soldi. Per esempio, mi viene anche questo a casaccio. Oh. Ok? Vabbè. Per quanto riguarda i feedback, il prego, comunque qualcosa... Che bel lavoro, hai fatto proprio per ogni... Sì, fantastico! Tutti così? No. Sono tutti strabravi? Ok, scherzo, eh? Vabbè, attualmente avremo il materiale delle esperienze degli anni passati, come dimostrazione, come... Okay. Però non feedback. Il feedback è più... Era, diciamo, la continuità, la dimostrazione di quello che si è realizzato. Avete ricevuto dei prego durante i vostri progetti? Sì. Dalle maestre? Sì, dalle maestre. Magari ci sono delle maestre che si sono così innamorate del progetto che potrebbero sostenerlo anche al di fuori della scuola. Quelle che si sono dimostrate più calde e coinvolte, raccontate a loro che cosa avete in mente di fare. Cioè, capiamo che purtroppo la scuola non può, però a noi questo progetto è piaciuto così tanto, vorremmo replicarlo, vorremmo mantenerlo. E loro magari vi possono o aiutare per diffondere l'iniziativa, o sono dei testimonial molto validi per agire sulle famiglie. Per dire, guardate, care famiglie, noi a scuola non riusciamo più a farlo, però i ragazzi dell'associazione vogliono fare di nuovo i laboratori, gli orti. È piaciuto davvero tanto, sono davvero dei bravi ragazzi, delle brave persone... mandate i ragazzi al pomeriggio a fare questa cosa.
Cioè, possono servire, posso servire i loro prego per sviluppare ulteriori contatti. Ok? Buono. Qualcosa da aggiungere su questo progettino di Orti Solidali? Fate anche spedizioni in Nord Italia poi del prodotto? Vi lascio l'indirizzo, una cassetta, ogni tanto. Quello che volete. Ok. Numero due. Vabbè, io ho avuto delle difficoltà iniziali, nel senso e chi non è? Per partire, perché non avevo in mente nulla. Di progetto, dici, di iniziativa? Di iniziativa. Poi mi è venuto in mente che in realtà no, c'era, perché con la mia associazione noi ci occupiamo di maternità e nascita. Oh, wow. Quindi diamo sia informazioni, cioè ti sto parlando della mission così. No. Tutti loro lo sanno, tra l'altro. Vi siete presentati anche dal punto di vista operativo, non solo individuale. Come nome, ho detto il nome, non la mission dell'associazione. Ok. E quindi ci occupiamo, l'associazione si chiama Il Melograno, e praticamente si occupa appunto di maternità e nascita, dando sia informazioni inerenti a queste tematiche, sia proponendo delle attività sempre inerenti a questa fascia, ovviamente bambini 0-3 anni, mamma e papà, neo e vecchi genitori. Certo. Collaborate quindi con i reparti maternità degli ospedali? Abbiamo un progetto avviato al Policlinico di Bari. Ecco. Sì, e man mano stiamo cercando la collaborazione con i servizi pubblici, che diventa difficile, ma non per il nostro volere. No, vabbè, certo. E niente, quindi offriamo tutti i nostri servizi, sono a pagamento, però per andare incontro a chi proprio ha necessità di fare dei percorsi ma non ha la possibilità, ecco perché la collaborazione con i servizi, mettiamo a disposizione, cioè che una o due persone per corso possa venire gratuitamente. Ok. Al momento abbiamo avviato una sorta di attività inerente all'importanza della lettura ad alta voce con i bambini 0-3 anni. Abbiamo aderito ad un progetto che è nazionale. Nati per leggere? Sì. Bellissimo, un progetto magnifico. E praticamente abbiamo fatto questo corso con dei docenti, quindi abbiamo già avuto delle disponibilità di interesse, quantomeno con dei dati e quant'altro. Però il passo successivo è quello che noi adesso vogliamo aprire, creare, o meglio, una piccola biblioteca o comunque uno spazio in cui poter fare queste attività di lettura. Non abbiamo però i soldi per l'acquisto dei libri, del materiale, del mobilio. Quindi l'intento, lo scopo sarebbe la raccolta fondi per questi aspetti. Mm-hmm. Ok. Quindi, vabbè, per quanto inerente alla pubblicità, vabbè, non ci ho pensato più di tanto, comunque attraverso il racconto, che ci sta proprio con il tema, andrebbe, bisognerebbe strutturarlo per bene, quindi quant'altro. Per quanto riguarda invece... Il racconto deve avere al centro i bambini, sì. No? Ovviamente, e le mamme, cioè fatevi dire dalle mamme, lo sapete meglio di me, il piacere che provano quando leggono una storia ai loro bimbi. I loro bimbi non potranno raccontarvi che piacere provano, però le mamme, che sono i secondi protagonisti della nostra storia, sono assolutamente felicissime quando riescono a leggere ai loro bimbi a voce alta. Magari può ancora funzionare di più se riuscite a trovare qualche mamma che magari non aveva un rapporto così intenso con la lettura, ma che per mezzo della maternità ha riscoperto un secondo piacere, che magari al quale insomma non era stata così tanto vicina in passato. E che quindi anche qui entra in gioco la maternità per sviluppare interessi nuovi, attenzioni nuove, eccetera, eccetera. Questo secondo me è un'altra cosa che potrebbe capitarvi. Ecco. Sì, sì. Non dovete inventarla, se vi capita però è forte secondo me. Certo. Ecco. E mentre per quanto riguarda i prospect, avevo pensato, ovviamente di rivolgerci soprattutto ai nostri soci che già sono vicini alla tematica e poi sarebbero loro che i potrebbero... fruitori. Sì, oltre ad essere i maggiori fruitori dello spazio, perché ovviamente fanno già parte dell'associazione. Certo. E allargare ovviamente anche alle loro famiglie, nonni infatti, cioè la famiglia più allargata, perché comunque molto spesso sono i nonni che leggono, fanno questo genere di cose, certo, con i bambini.
Dopodiché, avendo fatto questo primo corso, mi rivolgerei anche a quelli che hanno mostrato interesse per la tematica, quindi allargherei un attimo la platea anche a queste persone, avendo già avuto l'ok, nel senso l'interesse, quantomeno l'interesse. Per cui l'intento sarebbe quello che ho. Cioè, non vogliamo soltanto soldi, cioè solo soldi, potrebbero anche portarci dei libri, voglio dire, adatti alla tematica. Quindi, assolutamente. Sarebbe Nati per Leggere, non ricordo bene, ma Nati per Leggere fornisce anche dei libri, perché è un'organizzazione di bibliotecari, no? Di biblioteche. Di bibliotecari. E case editrici. Pediatri, esatto. E poi c'è il Centro della Salute del Bambino. Sì, sì. Quindi sì, magari un po' di testi da loro potrebbero arrivarvi in qualche modo? Bisogna acquistarli. Ah, loro. Solo comprarli. Noi li abbiamo già avuti da Napoli, cioè il comune di Napoli ci ha donato dei libri. È fantastico. Perché collaborano con loro, con noi alcune persone, sì, sì. Alcuni pediatri che hanno a che fare con questo progetto, quindi già si sono arrivati. Però, tra l'altro, costano anche meno rispetto ai libri che vai a comprare dalle biblioteche. Certo. Per cui voglio dire, però noi non vogliamo mettere paletti, nel senso che se uno non vuole acquistare o darci dei soldi, ha dei libri a casa per i bambini, sì, può sì, portarli sì, tranquillamente. Sì, quindi sì, questo. Sì. Certo. Quindi una doppia questa. Quindi, lì vi servono per genitori che hanno i bambini un po' più grandi, che magari insieme ai vestitini dismettono magari anche un po' di libri che gli hanno regalato e che hanno comprato. Quindi dovete magari, se ne avete conosciuti nel corso del tempo, quelli che hanno superato la fascia 0-3, a loro è opportuno chiedere se hanno ancora dei libri di quando i bimbi erano piccoli e se non hanno un altro bambino in arrivo magari li aiutate a liberare un po' di spazio. Sì, in tra questo l'altro caso. Avendo creato anche una pagina Facebook, perché non abbiamo un sito, quindi sarebbe da creare, abbiamo anche per facilitare pur magari la donazione e quant'altro, sì. Perché abbiamo solo il conto bancario. Abbiamo anche una serie di altre persone che si sono avvicinate all'associazione, però che non sono soci, ma che comunque si tengono aggiornati attraverso la nostra... E voi sapete chi sono? Li conoscete? Sì, al di là del nome, insomma? Sì, in realtà ne abbiamo due pagine, una cioè, diciamo, ufficiale e l'altra è curata più da una nostra... Okay. Una nostra socia, e quindi sì, bene o male ci si conosce. Acquisite dati, cercate di capire se tra questi c'è qualcuno che fa il mobiliere, a cui chiedere dei mobili in regalo per la biblioteca, due librerie o qualcosa del genere. Io so che vabbè, lì sono riusciti a lavorare molto bene, sono un'organizzazione molto grande, che forse tu conosci, che è Casa Oz a Torino. L'ho sentita, ma non... È un centro molto importante che è nato, mi pare, 3 anni fa, proprio a Torino. È un centro per bambini con malattie, un ambiente familiare molto aperto, danno proprio residenzialità a bambini che hanno bisogno di cure e che vengono da fuori, vengono a Torino per cure, eccetera, per la loro famiglia. Famiglie, nuclei familiari un po' disagiati, quindi case protette, eccetera, eccetera. Loro si sono fatti arredare completamente il loro centro da IKEA, c'è l'IKEA vicino Torino, hanno stretto un accordo funzionalizzato, IKEA non dà soldi a nessuno e non permette tra l'altro a nessuno, è il luogo più ambito di tutti, adesso vi racconto questa cosa di IKEA, non permette a quasi nessuna organizzazione di non profit, onlus, di andare a fare il banchetto dentro i loro centri, tranne mi pare a Greenpeace e UNICEF. Perché sono due mission molto affini e inclini alla strategia di marketing di IKEA, perché anche in questo IKEA, e noi dobbiamo prendere atto che i professionisti del marketing vanno ascoltati e studiati con grande attenzione, anche la disponibilità e il sostegno alle buone cause fa parte della strategia di marketing. IKEA è il luogo in Italia, dati alla mano, più ambito, in teoria, anche se pone dei paletti molto rigidi, per le non profit, perché il percentuale di raccolta a contatto, sul numero di contatti, il percentuale di raccolta da IKEA è più alto che in tutti gli altri centri commerciali d'Italia, perché chi va da IKEA è contento. E quindi è molto più ben disposto a donare, perché la gente che va da IKEA di norma è molto felice di andare lì, perché è un ambiente molto piacevole, perché è già molto propenso a comprare qualche cosa, quindi così cambia la propria casa, ha, come dire, il sogno del rinnovamento,
ha una disposizione d'animo che nei supermercati banalmente non ha, perché andare al supermercato è un'azione molto più rutinaria, mentre invece andare da IKEA è una cosa un po' più speciale, che ripeto ha a che fare con il cambiamento, con il rinnovamento, anche con la possibilità di spendere, perché tutto sommato va bene, si va da IKEA a fare un giro, però molte volte si va da IKEA per comprare qualche cosa, si è propensi, e insieme ad acquistare c'è propensione al dono. E quindi, dati alla mano, IKEA è assolutamente un posto grandioso. E sono molto disponibili. Casa Ozzi, dicevo, non ha chiesto soldi a IKEA, non ha chiesto di avere un banchetto, eccetera. Gli ha presentato il progetto di questo centro e loro gliel'hanno arredato interamente. Gli hanno donato gli arredi delle camerette per i bambini, che è un tema molto, molto affine alla loro mission. Può darsi che ci siano dei negozi o insomma dei grossisti o dei produttori anche di mobilio in zona che possono avere un interesse a regalarvi delle librerie. Poi voi non credo che chiedate tanto, credete? Librerie, qualche cuscino, qualche tappeto, qualche seduta un po' comoda. Un fasciatoio o due? No, quelli ce li avete. Avendo già un ambiente, o dovremmo raccogliere anche soldi per prenderne un altro ad hoc, quindi per il fitto, per il pagamento del fitto, per dedicare solo quella stanza, però aperta sempre, a quel genere di attività, oppure fatta, voglio dire, un giorno a settimana all'interno delle stanze che già abbiamo, quindi sono già bene o male attrezzate, cioè ci serve, abbiamo una libreria piccola, ce ne servirebbe almeno un paio, niente di che. Quantificate il costo, ma considerate anche la possibilità di avere una donazione materiale, in kind, da qualcuno. Marco, prima che andiamo avanti, posso fare una domanda? Sì, come forse no? Un po' scema in realtà. No, non c'entra. Però, nessuna domanda è scema, ora vedremo. Fidati. Ora che stavi parlando appunto di chiedere a IKEA, mi è venuto in mente, quando appunto c'è la possibilità di fare richieste a delle realtà che non sono solo locali, perché IKEA è internazionale, certo, per esempio, a chi mi rivolgo? Mi rivolgo all'IKEA di Mungivacca in questo caso, o mi rivolgo alla direzione centrale italiana di IKEA? No. Il primo contatto deve essere alla realtà più vicina in assoluto, alla direzione amministrativa, all'ufficio delle pubbliche relazioni, perché ogni centro IKEA ha un responsabile della comunicazione, come tutti i grandi nomi, eccetera, c'è un responsabile delle relazioni esterne della comunicazione. Si parte da lui. E poi sarà lui a dirti, no, guarda, questo tipo di tema lo affronta, è centralizzato e lo affrontano al centro nazionale, oppure addirittura devi mandare l'application perché abbiamo una nostra fondazione interna che si occupa di beneficenza e c'è un'application mondiale che va inoltrata solo in un punto. E quindi ti danno loro le indicazioni. Io, per esempio, molto più banalmente, c'è un centro commerciale un po' antico, nel senso non super moderno, eccetera, nel Biellese, che in realtà è semplicemente una zona, vicino alla zona industriale ci sono una serie di negozi di medie dimensioni che si sono messi insieme e si sono costituiti come centro commerciale. Il titolare di uno di questi centri di uno di questi negozi è anche il responsabile organizzativo del centro commerciale. Abbiamo dovuto portare il nostro camper per la giornata nazionale della malattia di Parkinson a novembre, volevamo raccogliere i fondi in luoghi di passaggio, perché è una zona un po' decentrata del Biellese, per avere l'agibilità e lo spazio per il camper abbiamo chiesto a questo signore qua, il quale a sua volta si è reso così disponibile da diffondere lui stesso le locandine in tutti i negozi del centro commerciale. Quindi, come dire, ogni tanto si va a parlare con una persona con un'idea e quella invece ti amplia le possibilità perché è il suo lavoro, conosce meglio la materia. Io consiglio di partire comunque sempre dal più vicino, sì, senza dubbio. Con i nomi più grandi, senza dubbio, sì, ci sono i responsabili. E se non hanno mai affrontato un tema di questo tipo, magari è la prima volta che lo fanno e potrebbero avere interesse. Ok? C'era dell'altro? Un'altra idea che mi era venuta, perché non l'ho condivisa con l'associazione, per il recupero di questi libri, cioè proprio dei libri, non di soldi, era organizzare un evento ad hoc in cui il pagamento, cioè per usufruire delle attività di quel giorno, era il portare un libro, però l'intento non era quello che lo andassero a comprare, ma quello che, cioè un libro, qualcosa che è a casa e che possa essere
utile. Secondo me è un'idea molto brillante, perché il tuo fabbisogno è vero, non è economico, è un fabbisogno di libri, hai bisogno di libri, una raccolta libri, e allora utilizzare il libro come la moneta di scambio per partecipare, ingresso 5 sì, libri, sì. È un'idea secondo me molto brillante che potrebbe portare beneficio. L'unico discorso è che vi dovete intanto dovete pensare a due cose. Uno, una questione logistica organizzativa. Potrebbe funzionare così bene che potreste avere bisogno di tanto spazio per stoccare questi libri. Prima questione. Quindi organizzatevi da questo punto di vista. E poi dove li mettiamo? E la gente si porta a casa casse di libri che restano lì per i mesi. Occhio anche alle questioni logistiche. Due, andando così bene potrebbe esserci tantissima roba che non vi serve. E che quindi in dialetto biellese si dice rischiate di caricarvi di legna verde, cioè legna che non brucia. Pensate a cosa farne dei libri che non vi servono. Cominciate a immaginare di individuare magari un remender, un venditore di libri usati, al quale, non lo so, fate un forfait, un euro il libro, tutti quelli che vi avanzano glieli portate a lui. Perché noi, per esempio, l'abbiamo visto che poi ti arriva qualsiasi cosa. Ok, però rendi la vita facile al tuo donatore. Lui è già ben disposto e ti porta dei libri. Se gli chiedi ancora di selezionarteli secondo criteri, la devi fare. No, ecco, facendola tu, non chiedere al tuo sostenitore di fare la selezione, perché lo metti nelle grane, perché i criteri di scelta sono i tuoi, non sono i suoi. Quindi vanno bene i libri, vanno molto bene i libri. Però immaginatevi una strategia per utilizzare proficuamente quelli che magari non vi interessano. E quindi potrebbe essere, per esempio, appunto, la vendita quasi a peso a negozi che vendono libri usati. Poi magari c'è qualche testo interessante, quello ve li valuta un po' di più. Però vi consiglio di prendere un accordo preliminare, dire guarda, probabilmente ci arriveranno un po' di libri, quando hai un attimo di tempo verremmo a farteli visionare, a noi non interessa fare soldi, quindi valutaceli. E quindi anche lì potreste avere un secondo vantaggio. È tutto? Ok? Sì, sì. Ok? Allora, io in realtà non ho un progetto. No, ma scusatemi, voi avete qualche aggiunta? Fatelo, buttatevi in mezzo. Sì. No, dicevo, non ho delle idee in cantiere in questo momento, quindi ho pensato a una cosa, più un'esercitazione, no? Da sviluppare insieme. Poi magari questo metodo di lavoro lo applicherò un domani su qualcosa che effettivamente vorrò realizzare di sicuro, però adesso effettivamente sono per un po'... Ok, quindi non stai lavorando a qualche iniziativa, qualche progetto o materialmente, nemmeno in prospettiva, quindi non c'è una cosa che comincia a delinearsi e che magari... No. Rischia di... Okay. Però se vuoi tipo, non lo so, il caso che avevo pensato io... Che probabilmente potrebbe porre delle criticità rispetto a una raccolta di eventuali fondi, perché magari l'idea era quella di mettere insieme magari dei gruppi musicali che hanno difficoltà a trovare dei posti dove esibirsi e che appunto cercano o un luogo da affittare in... Proprio una... Per la performance, non per le prove. Per la performance, okay. Anche per le prove, insomma, quello che serve a loro. Okay. E oppure trovano praticamente il modo per esibirsi in modo itinerante nelle varie piazze, anche se qua ci sarebbe, credo, un problema di permessi e autorizzazioni da parte del comune, perché se è nel suolo pubblico, insomma, probabilmente... Vabbè. Secondo me però questa cosa qua rischia di diventare quasi, cioè è una questione profi, cioè profi, un lavoro, esatto, insomma, sì. Diventi un promoter. Esattamente, sì. Ecco perché ho detto secondo me esula un po' da... No, nel senso che se l'iniziativa è promossa da un'associazione, insomma un soggetto che ha nella sua mission la promozione della creatività, sottospecie musicale, quindi facilita l'esibizione, la formazione di complessi, l'aggiornamento, anche
dal punto di vista magari proprio didattico, nel senso che organizza incontri con musicisti che fanno delle clinic, fanno dei lavori, dei seminari musicali, eccetera, eccetera, lì la cosa potrebbe funzionare. Però io credo che anche lì siamo nel confine tra una società che ha una sala prove che affitta e promuove concerti e fa proprio da promoter in giro, quindi la cosa è un po' così. Magari molto più banalmente c'è, per far suonare i gruppi in giro, cioè se la vostra, il vostro scopo ultimo è far suonare gruppi in giro, e ci sono dei circuiti già definiti e non si capisce perché tra il gruppo e questo circuito già definito si debba interporre un terzo soggetto, che cosa fa? Fa la burocrazia che i componenti del complesso non sono in grado di fare? Non credo. Cosa manca? La difficoltà da parte dei gruppi a trovare locali dove esibirsi, nel senso che i gruppi e che i locali vogliono un certo tipo di musica e non altra. Ma ultimamente, cioè, proprio non le cercano più, a parte pochissimi locali che ancora danno possibilità ai soliti, tra l'altro, gruppi di suonare. Sì, sì. Vedo che ormai si è proprio persa questa cosa del live. Allora, dato che i locali, insomma, gli esercizi commerciali non offrono più, non cercano più questo determinato genere di intrattenimento, un luogo dedicato a... I musicisti hanno magari uno spazio per suonare e la gente che li vuole andare ad ascoltare va appositamente in questa, non lo so, casa dei locali, non secondo me là è più l'aiuto locali che non l'aiuto musicisti. Perché non è un problema dei musicisti quello diventa un problema, cioè proprio logistico dei io locali. Mi aspettavo una cosa del genere sinceramente dal Macello. Però perché il luogo, cioè a Putignano era perfetto, c'era l'ex macello che è anche abbastanza fuori dal centro, quindi anche per un problema credo di decibel o di orario avrebbe dato meno noie, meno certo. Noie. E infatti io avevo visto di buon occhio anche la partenza con determinati nomi, era stata buona, anche aveva dato possibilità a ragazzi, a band locali di esibirsi, dopodiché cioè, è scomparso questo, non lo so se hanno cambiato target. Ma se... davvero bello funziona. Sì, è davvero alla piccola bottega popolare, sì. Però è davvero bello funziona perché loro sono davvero belli. Putignano l'hanno un po' dimenticato. Sì, ma perché la manca di problematica? Sì, ma perché la stessa? C'è un problema di... Sì, io ti sento la mia. Perché poi diventa tutto... Ci sono tutta una serie di problemi a catena che vanno dalla SIA, gli spesi del gruppo, se non fai, se non devi fare lo sbigliettamento, cioè non te ne esci più. Appunto, mi pare di capire che, cioè, bisogna definire un po' meglio il bisogno a cui si dà risposta. Perché sì, ma forse anche il soggetto, nel senso che forse manca un'associazione. Allora a questo punto mi chiedo se non serve una, no, la domanda è, serve un'associazione per fare questo? Forse sì, nel senso che gli stessi soggetti, cioè chi vuole esibirsi? No, nel senso, ho capito che stiamo cercando di capire se sono gli stessi soggetti tra albero per il tema è questo. Apriamo un'associazione per risolvere. Nel senso, magari gli stessi soggetti interessati, i ragazzi che vogliono ascoltare musica, i musicisti, i tecnici che vogliono lavorare, potrebbero magari unirsi in una stessa associazione per attuare appunto... Per aprirsi il loro locale. Sì, sì. Oppure per cercare di sfruttare qualcosa che c'è ma che non viene sfruttato. Vabbè, insomma, è una cosa un po'... Sì, cioè, definisco, cioè riesco a capire che c'è un bisogno inespresso e che non riesce a trovare uno sfogo. Cioè, nel ci senso, sono vari soggetti. Il pericolo, però capisci che tutta questa situazione dovrebbe provare a essere posta in termini pratici. Ti ricordi? Quest'estate parlavamo della linea di normalità. Adesso faccio un appunto. Allora, le nostre cause, le nostre buone cause, pesano tanto più quanto riescono a essere presentate o sono realmente al di sotto della linea di normalità. Noi riusciamo a raccogliere fondi, a interessare le persone,
quanto più poniamo il nostro punto di osservazione al di sotto di una linea ideale della normalità. Allora, se per esempio la linea della normalità a cui il progetto della biblioteca della lettura per i bambini è un meccanismo educativo, formativo, di benessere per i bambini, senza il quale i bambini stanno meno bene, che non c'è nessuno che se ne occupa, ce ne occupiamo noi. Cioè i bambini, senza la lettura della mamma, si perdono qualcosa nei primissimi anni di vita ed è dimostrato scientificamente, ci sono numeri, eccetera, eccetera. Quindi è anormale, dal nostro punto di vista, che i bambini non possano avere la lettura a voce alta della mamma. È anormale, dal nostro punto di vista, che si perda la capacità a coltivare, che i bambini non conoscano i cicli della natura, i cicli dei vegetali, eccetera, eccetera. È un pezzetto della loro formazione, per di più in una zona agricola come questa, che viene a mancare ed è anormale che questa cosa non ci sia e nessuno se ne occupi. Allora proviamo a metterci una pezza. È anormale che i gruppi non suonino nei locali. O è anormale, no, non lo so, invito a riflettere, a ragionare un bel po' su questa cosa. Magari è anormale che si disperda per mancanza di occasioni qualità artistica, espressione artistica del territorio. Quello è il peccato che dobbiamo cercare di evitare. Rischiamo di perdere la musica, no? Di perdere tanta musica buona, tanta anche voglia di suonare, voglia di applicarsi a un'arte, anche competenze che magari dissipiamo le ore e ore che ciascuno di loro ha passato a fare le prove per un desiderio espressivo, ma anche proprio per un'esigenza intima e personale. Rischiamo, è anormale, l'omologazione musicale, questo è già un argomento un po' più per cultori, l'omologazione musicale che vuole, che ne so, il trionfo della cover band di Vasco e nient'altro. Cioè, dobbiamo, non ancora nella fase di scrittura del nostro caso, ma ancora nella fase di reperimento di informazioni e ragionamento nostro interno, ragionare su cosa c'è di anomalo in questa situazione. E però non dobbiamo correre il rischio di autocentrarci troppo, nel senso che noi che siamo molto appassionati del tema, è ovvio che il problema sia questo, ma siamo sicuri che sia davvero un problema sentito? Valutiamolo, nel senso, non perdiamo di vista anche un punto di vista esterno in questo senso. Quindi elaboriamo la strategia nel modo migliore possibile, pensiamo un pochino a qual è il bisogno, vediamo quante forze in campo, perché se ho capito bene, oltre alla realizzazione materiale del luogo dove suonare, eccetera, eccetera, siamo anche un po' più dalla parte dell'advocacy, ovvero della costruzione di una massa critica, un pochino. Cioè tu mi hai parlato, per esempio, di categorie diverse, musicisti, tecnici, ma anche spettatori e gente interessata. Questa massa critica che si dovrebbe creare sia per l'opinione pubblica, per creare occasioni per suonare in piazza, in pubblico, motivare per quanto possibile le amministrazioni a organizzare degli eventi pubblici, magari dando la disponibilità a occuparsene, dando in cambio competenze professionali, mettendo in campo tecnici, mettendo in campo gente che movimenta le cose, gente che è capace, direttori artistici capaci di fare un programma, eccetera, eccetera. Sia un po' di massa critica sui locali. Cari locali, guardate che c'è tutto un pubblico che voi perdete e che sarebbe invece interessato, perché questo pubblico c'è. Insomma, i ragionamenti sono da fare sul caso che mi hai appena delineato, potrebbero essere questi qui, in una prima fase. Dopodiché vedere qual è la forma migliore per poter realizzare tutto questo. Giusto per... Che ne pensate voi che ascoltate sicuramente musica e quindi potreste essere direttamente coinvolti da una causa di questo tipo, magari. Come vi sembra? Sì, io penso che magari oltre a far riflettere su il pericolo di perdere creatività, si può anche puntare magari sul fattore intrattenimento puro, nel senso che se magari non ci sono locali che ospitano un gruppo X per suonare, mm-hmm. o che non ce l'hanno come abitudine, rischia anche magari un po' di morire la vita serale, per esempio, di un paese, la vita culturale. Quindi magari, non so, i giovani tendono a rinchiudersi in casa quanto piuttosto andare da un'altra parte. E, mm-hmm. cioè, quindi appunto per sensibilizzare
chi dovrebbe materialmente poi tirare fuori il denaro, far leva sulla, oltre che sul valore della musica in sé, sul valore anche del, dell'intrattenimento puro. Tutte queste riflessioni sono corrette? Sì, 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 sono d'accordo con te. Alle persone, oltre ai musicisti, anche a chi va semplicemente ad ascoltare. Esatto. Sì, sì. Ecco perché non volevo limitarlo al discorso del locale dedicato a, perché poi altrimenti finirebbe per essere un circolo chiuso frequentato da 10 persone, mm-hmm, quelli che la sentono di più questa cosa. Mm-hmm. Invece se si riuscisse il modo per far esibire i giovani in piazza, ma anche nelle zone, come hai detto tu, interessarsi alla periferia, ci sono zone di Putignano prettamente residenziali, però sono alla fine le zone che offrono anche più spazi, perché c'è appunto, magari c'è il parchetto, insomma, adesso sto pensando a Putignano. Bisogna fare una campagna di sensibilizzazione con le persone che abitano nelle case, che si lamentano del fatto che ci sia musica e si lamentano allo stesso tempo del fatto che non c'è niente. È vero. E quindi le due cose vanno in come si fa con queste persone? Sì, è vero. Perché se parli è vero. Il problema ricorrente dei locali, cioè non parlo sì, al di là di qua, ma dappertutto, che dopo ma cioè ti dico, all'Oasi San Martino ad Acquaria, quella in campagna, infatti, hanno avuto problemi, dai, cioè a 2 chilometri dal paese, e le hanno mandato i vigili, di cavolo hanno mandato, perché si lamentavano della musica. Quindi quello è proprio un problema nella testa delle persone, quindi non è, ecco perché dico, secondo me non è un problema, i musicisti ne subiscono le conseguenze, ma quello è un problema nella testa delle persone. Vedete, un argomento che spesso le amministrazioni, alcune amministrazioni comunali utilizzano, è un argomento un po' paternalistico, però secondo me in questo senso può essere messo nel piatto. L'amministrazione organizza il festival, organizza momenti di intrattenimento per i giovani nella città e ogni tanto risponde a chi si lamenta del chiasso e del rumore dicendo: noi preferiamo comunque tenere i nostri giovani qua piuttosto che invitarli a mettersi in macchina di notte, bevuti, rischiando magari anche l'incidente. Cioè noi consideriamo la tutela dei nostri cittadini più giovani anche in questi termini qua. E quindi organizzeremo comunque concerti piuttosto che non dargli nulla da fare e costringerli a fare un po' di strada. Ogni tanto questa argomentazione è stata usata e ha avuto in effetti un po' di... cioè, è sensata, ecco, è motivata. Parlando proprio... Quello intendo dire, l'accountability, cioè non solo la trasparenza ma la dimostrazione che le nostre cose, le cose che facciamo servono, bisognerebbe tirar fuori questi dati, trovarli e dire l'indotto di un concerto, di un festival, quanto incasso ha portato e qual è l'incasso invece medio senza nessun evento? Quella cosa lì potrebbe convincere ancora di più un po' di persone. Penso ai commercianti, che ovviamente beneficano senza fare niente, senza nessuno sforzo del pubblico che gira nei locali. Se si fa un buon festival, di solito si conta l'indotto su... Se si fanno cose molto più grandi, anche le prenotazioni alberghiere, ristoranti, insomma tutte queste cose qua, il sistema dei trasporti, insomma, c'è un incremento. E un altro tema abbastanza interessante sulla... sì, però adesso mi sta sfuggendo. Vabbè, torna. Sì. Ok. Qualcos'altro su questa questione? Sul rumore? Ah no, ecco, il tema mi è tornato. Potrebbe essere interessante magari sfruttare anche dal punto di vista dell'immagine cosa succede e cosa vorremmo che succedesse. Magari una fotografia del viale centrale, se stiamo parlando di Putignano, piena di gente la sera che cammina e vaga come zombie nel nulla, questo è quello che c'è, e invece questo è quello che vorremmo, una bella foto di pubblico a un concerto. Cioè le stesse persone vagano perché non hanno nulla da fare, e noi vorremmo dargli un'occasione di svago diversa dal vagare, svagare e non vagare, non so come dire, cioè una roba che convinca della bontà della proposta perché risponde a un bisogno in qualche modo, dimostrato dal fatto che abbiamo i viali pieni, schiamazzanti probabilmente, anche, di gente che non fa nulla, che si abbronza alle luci alogene delle vetrine, non so come dire... qualcosa così.
Questa è una suggestione che mi è venuta. Cioè rappresentare quello che abbiamo e rappresentare quello che non c'è ancora ma che vorremmo realizzare. Quindi alla fine, per ricollegarci al fundraising, proprio perché mi rendo conto che le amministrazioni non sono disposte a dare a pagare le esibizioni, però questi musicisti sono comunque anch'essi dei, molti sono professionisti che comunque non è che ti possono sempre suonare per una birra, cioè bisogna anche pagarli, e quindi forse qui si tratta di fare una raccolta fondi, una campagna di raccolta, cioè tu vuoi che la tua città viva e allora tu devi dare qualcosa affinché questo sia perché qua possibile. Siamo però nella condizione in cui noi non possiamo, forse non concepiamo la possibilità di concerti a pagamento, perché il musicista viene pagato gli incassi dei biglietti. Solo che tu mi stai parlando di situazioni in cui la gente pagando qualcosa non verrebbe. Esatto. Neanche pagando poco. Cioè bisogna garantire comunque una base economica a cui magari qualche biglietto, alcuni biglietti a poco prezzo, prezzo simbolico, si può aggiungere, però ci deve essere una base di sostegno. E anche in questo caso, per esempio, il ragionamento simpatico che tu hai tirato fuori e che non mi sembra di aver mai visto, è proporre, per esempio, tu mi stai dando 5 euro, la 5 euro serve a Mario Tizio a venire da, che ne so, da Conversano qui per spostarsi affinché lui suoni per te. Sì. Alla fine è quasi come se fosse un rimborso spese, piuttosto che appunto porla, quelli sono 5 euro di ingresso di biglietto che stai pagando, tu permetti a questo ragazzo di venire qua e di esibirsi per te. Vabbè, porla anche in questo modo. Può essere, cioè, purtroppo se questi sono degli illustri sconosciuti, non so fino a che punto la gente può essere incentivata. Mi freghi, cioè alla fine mi frega, cioè li devi acchiappare su un altro tema. Magari mi frega che la passione per la musica dei giovani, le capacità musicali vengano in qualche modo, trovino modo di essere conosciute, esercitate maggiormente, eccetera eccetera. Non personalizzerei troppo la questione se i soggetti non sono noti al pubblico. Io non spenderei mai un euro per sentire me cantare. Sì. Quindi. E quindi dobbiamo ragionare in questi termini qua. Sì, l'idea è sfiziosa. Per organizzare un concerto si potrebbe fare del crowdfunding in maniera appunto collegata con le esibizioni musicali, può funzionare tutto quel meccanismo dei benefit connessi all'esibizione. Però ti può andare bene una volta, e una volta non risolve il problema però, al tempo stesso. Organizzi un evento e ci provi, cioè nel senso con questo evento dimostri alla cittadinanza tutta che c'è una massa critica, che c'è qualità musicale, che mancano solo le occasioni, provi a sollevare un po' le coscienze. Il rischio è che ci si fermi lì però, cioè l'hai fatto, gran pacche sulle spalle, non abbiamo avuto perdite, non ci siamo andati sotto con i nostri soldi che comunque abbiamo tirato fuori perché comunque abbiamo dovuto anticipare alcune spese, ma poi è morta lì e verrete ricordati come quelli che organizzarono nel lontano 2013 quel fichissimo concerto. Che fine hanno fatto? Fine hanno fatto, se non gli sei andato dietro. E, cioè valutate anche il rischio di questa cosa qua, che non vuol dire farlo per farlo e basta, magari ha proprio senso farlo one shot e vediamo come va la scossa, non so come dire, il tentativo di scossa. Però per far funzionare meglio la scossa io ritengo che bisogna preparare il terreno al meglio possibile e non far cadere questa iniziativa, far montare l'hype, ma un hype che non sia solo pubblico ma che sia le motivazioni alla base di questo concerto. Il concerto è uno strumento, non è il fine. Il fine è, c'è un problema, ci stiamo perdendo montagne di creatività, ce ne frega qualcosa? Se ce ne frega qualcosa, questa è la prima idea che ci è venuta per sollevare il problema. Non so se mi spiego, il concerto utilizzato in quell'ottica lì. Qualcos'altro? No? Procediamo quindi, spediti. Io non ho idea perché sono arrivata... E che c'entra? Ieri c'eri però. Sì, l'unica cosa che mi è venuta in mente
che è un problema più contingente, è che a Putignano è partita la raccolta differenziata. Proprio entriamo a piedi pari nell'attualità, fantastico. C'è un grosso problema di disinteresse, nonostante se ne stia parlando da un sacco, e anche proprio di quasi, come si dice? Fastidio. Sì, fastidio, ma anche rimare contro, nel senso. Quindi avevo pensato che magari poteva essere interessante, oltre a lavorare con i bambini, che chiaramente poi possono trascinare le famiglie, anche fare un lavoro di sensibilizzazione sugli adulti con magari dei laboratori di riciclo, per esempio. Sì. Quindi riciclo creativo, non stare lì solo a spiegare perché è giusto fare la differenziata e cercare appunto il modo di far capire, nonostante è assurdo che da un anno che se ne sta parlando, ancora tanti non l'hanno capito, trovare un modo di portare nelle case quasi delle persone, perché se tu dici c'è un incontro informativo, non si presenta nessuno. Quindi renderla a tutte più le interessante. Cose. Allora, intanto, piccola premessa. Il tema della raccolta differenziata, diciamo delle politiche urbane, di gestione urbana, di tutta una serie di temi che hanno a che fare con la partecipazione o la sollecitazione della partecipazione pubblica, perché è partecipazione anche fare bene la raccolta differenziata, cioè non so come dire, è un grado magari 0 o 1, però è comunque partecipazione della cittadinanza. È un tema molto forte che di norma compete alle amministrazioni. Esatto, però proprio spesso le amministrazioni si fanno aiutare però da soggetti del territorio che hanno, non lo so, più creatività, più, insomma, non è che può andare l'impiegato comunale fuori dall'orario di lavoro ad animare un quartiere e a spiegare, cioè, purtroppo queste cose non si possono, non è che non si possono fare per legge, non si possono fare perché non c'è. Lo so, però noi non possiamo risolvere il problema della cittadinanza. Noi possiamo dire, essendo cittadini responsabili e consapevoli, evidenziamo che qualcosa non funziona. Ma invece di puntare il dito sull'amministrazione che non sta facendo abbastanza, ci poniamo in un'ottica di servizio pubblico e civile e diciamo all'amministrazione: noi abbiamo queste competenze, le vorremmo mettere al servizio di un progetto di comunicazione, animazione sociale, incremento della partecipazione, che parta dal tema dei rifiuti, perché è la novità assoluta, con queste modalità. E fai un programma di interventi. Lo propone all'amministrazione, perché senza l'ok dell'amministrazione, secondo me questa roba incide fino a un certo punto. Intendo dire che, per quanto contestata e bistrattata, se in una cosa di questo tipo non hai il bollino dell'amministrazione, la gente non ti prende sul serio. Devi avere, fra virgolette, l'avallo pubblico, devi avere la copertura istituzionale per un'iniziativa che incide su un tema amministrativo. Ma più che un patrocinio, che di fatto è un atto burocratico, che va bene, sì, poi si sostanzia in un patrocinio, però l'amministrazione deve presentarti come un suo braccio armato in questo senso. Cioè, noi abbiamo incaricato l'associazione e copriamo l'associazione. Cioè, se si fanno degli incontri, per esempio, a livello un po' più alto con delle categorie del territorio, i commercianti, gli artigiani, che ne so, si possono fare tante cose. Un rappresentante dell'amministrazione deve esserci, che vi presenti e vi accompagni in questo caso. Cioè, i cittadini auto-organizzati su questo tema, secondo me, funzionano meglio. Che vuole organizzare il laboratorio di riciclo per la scuola, sì, deve comunque avere... No, quello no, però deve esserci una coerenza e un collegamento, cioè non... Cioè, io intendevo al di là della raccolta differenziata in sé, qualcosa semplicemente per far avvicinare le persone all'idea. No, ho capito, tu sfrutteresti la sensibilità sul tema rifiuti, che in questo momento esiste nel territorio, per aggiungere delle cose, sì, magari dei corretti comportamenti, ma più sull'etica che sul materiale, no? Sì, secondo me è assolutamente il tempo per poterla provare una cosa di questo però tipo. Però comunque non si può fare in autonomia. Non è che non si può fare, ritengo che alcuni pezzetti di questo percorso possano essere più incisivi se... con il dialogo magari può anche servire a far sì che l'amministrazione si renda conto che un pochino di approccio sbagliato l'ha avuto e che tu ti metti al suo servizio per dargli qualche suggerimento in più operativo, di contenuto, ma anche proprio operativo. Si può proporre un piano di lavoro sulle scuole, sui cittadini, l'animazione sociale, la festa del riuso creativo,
ci sono 100 miliardi di cose, perché ormai il tema è stato trattato ovunque ed è occasione di business vero per una montagna di persone anche molto competenti e molto valide, di cooperative principalmente, che fanno animazione sociale sui temi del riciclo, del riuso. Di solito utilizzano il doppio binario: da un lato le politiche pubbliche con la campagna di informazione, cosa va buttato e dove, dall'altro lato il gruppo dell'animazione sociale che accompagna questo percorso con le assemblee, le feste in piazza sul tema, i pannelli informativi, i bambini, le scuole, eccetera eccetera. Insomma, queste due cose, se funzionano bene, vanno in parallelo e coprono i due corni della questione: un lato molto più di nuove abitudini di cittadinanza, e quindi se sono bravi raccontano perché si deve fare la differenziata, che cosa porta, quali vantaggi, riduzione della tassa, ci deve essere sempre un incentivo, sempre sempre, tipo che so, anche banalmente ti regalo il kit il primo avvio, cosa che fanno, perché senza incentivo la gente non fa nulla, e dall'altro lato un incentivo un po' più morale, che è magari appunto c'è del bello in ciò che è brutto o che butto, ecco, non c'è del bello in ciò che butto, quindi per esempio appunto l'idea del riuso creativo di Renida, che è un assoluto progetto primario nato in Emilia e poi si è espanso un po' in giro per l'Italia, sono degli enormi magazzini di riuso, di materiali di riuso che in realtà non provengono dall'immondizia domestica ma provengono dagli scarti di lavorazione di industrie, e di norma li utilizzano per laboratori con i bambini, ci vanno le maestre che a loro volta hanno imparato a utilizzare i materiali che sarebbero stati destinati alle discariche, li hanno imparati a usare attraverso i laboratori di Remida, e negli anni vanno a prendere gratuitamente questo materiale per fare i lavoretti a scuola, per esempio. Remida è un progetto davvero molto molto interessante sul riuso creativo, è un'esperienza d'avanguardia italiana che ha fatto scuola anche fuori dall'Italia, quindi vi consiglio di darci un'occhiata. Napoli è quello più vicino, sì, Biella l'ha fatto, a Fondazione c'era in Fondazione, adesso hanno cambiato anche sede perché non gli bastava il posto, esatto. No, quello è interessante, è molto interessante. E si sostiene con tessere di soci di Remida, che sono tutte le persone che pagando una quota annuale possono andare quando vogliono lì a prendere tutti i materiali. E i materiali delle aziende, ci sono delle aziende che lavorano in legno e allora tu hai bancali e bancali di pezzi di legno di formati tutti diversi che però possono servire per... Ci sono aziende che lavorano le stoffe, allora hai i cascami della stoffa che per esempio con le scuole o per costumi di carnevale, per gente che diventa anche un sarto creativo. Lì poi si è sviluppato tutta una serie di design, recycle design, nella moda principalmente, che utilizza questi materiali di scarto per fare proprio delle linee di abbigliamento. E diventa business nei temi più diversi. No, è vero, però dipende, essendo artisti a Cittadellato in Fondazione Pistoletto, perché artisti non potevi chiamare ovviamente, quindi ok. Se posso, sì? Vabbè, premetto che io su questa cosa sono più ottimista, nel senso che nonostante i limiti, cioè la cittadinanza è risposto meglio di quelli. Ma da quanto è partita? Adesso magari esuliamo un attimo, però due giorni. Allora, tenendo conto che il cambiamento crea sempre ed è stato da zero, dalla sera alla mattina, e in tutta la città, no, ci saranno i quartieri pilota. Ci sono state zone che hanno iniziato prima. Poi cioè, ovviamente non puoi fare altrimenti, hanno tolto tutti i bidoni. Non ci sono i cumuli che bruciano, questo mi vuoi dire? Cioè, no, l'ottimismo è... Cioè, c'è più bisogno, è normale che ci siano lamenti, però tutti si sono messi, sicuramente nessuno lo fa bene, perché... Però, cioè, mi aspettavo peggio, nonostante ci sia stata comunque una mancanza di comunicazione. Ti assicuro che non lo fanno bene neanche dopo anni e anni e anni. No, ma quindi... di questo, un'idea che ce l'avevo da tempo, non so se è fattibile, relativo al fatto che, ad esempio, molti... dalla banalità che molti dicono sì, io non la faccio la raccolta perché tanto poi finisco e è tutto allo stesso punto, oppure in generale l'idea che ci portiamo anche da questo tipo di modello di sviluppo, per cui tu il rifiuto, una volta che hai superato la soglia di casa tua, è scomparso dalla tua vista. Quindi magari partire dai bambini, però non lo so, farlo più che altro è per una cosa per gli adulti,
Cioè, magari fare delle giornate in cui tu accompagni le persone a far vedere dove finisce il tuo rifiuto. Cioè, magari non so se si può andare a visitare direttamente il posto in cui questo si degli open day nei centri di conferimento, sì, degli open day nella centrale. Quello è straordinario, quella è trasparenza. Non so come guarda, la medesima logica è quella che abbiamo visto per le nostre iniziative. Noi, con i nostri sostenitori, qua davvero sfrutto volentieri la metafora, i sostenitori della raccolta differenziata, se la immaginiamo come un progetto, sono i cittadini che la fanno, tanto quanto i nostri sostenitori sono chi ci dà i soldini per fare il nostro progetto, chi fa il volontario da noi. Se noi vogliamo tenere vicini e convinti i nostri sostenitori, dobbiamo invitarli a prendere parte materialmente al progetto. Ora, se il progetto è all'estero, no, però molti lo fanno, organizzano, ci sono i grossi donatori, vengono invitati e accettano di partecipare a viaggi fino in Africa a vedere i centri, il lavoro quotidiano. Quindi insomma si fanno anche dei viaggi per amore della causa che si sostiene. Dobbiamo invitare i nostri sostenitori nella nostra sede, gli facciamo vedere come lavoriamo, gli facciamo vedere cosa realizziamo, eccetera. Gli facciamo vedere un laboratorio con i bambini, tanto che lo stiamo realizzando, per esempio. E allo stesso modo, se consideriamo i cittadini tutti come i sostenitori del progetto differenziata, c'è bisogno di quella trasparenza lì, degli open day, dei percorsi di accompagnamento e di consapevolezza. Dico di più, insieme al tema della trasparenza accountability, come dicevamo ieri e anche questa mattina, per una onlus non profit che si comporta male, ci vanno di mezzo tutte le altre. Appena si sa che una fa un errore, allora vuol dire che sono tutti uguali. Il mito, la leggenda metropolitana, ma non tanto, ho visto una volta quello che il tizio del camion che prendeva i sacchi della plastica e li buttava nell'indifferenziata e poi ha preso tutto il cassonetto e l'ha buttato dentro. Gira questa voce, nessuno più fa la differenziata. Non è detto che non sia successo, può darsi anche che sia successo, però basta un episodio in tutta la città e rischia il danno d'immagine, che però non è solo immagine immateriale, è proprio materiale. Che succede? Certo, poi ci sono anche altri che ho capito, io l'ho visti anch'io una volta, è vero, uno c'era la giornata successiva a quella della plastica, qualcuno aveva buttato il suo sacco giallo pieno di plastica troppo tardi, era già passato il camioncino, però lui invece di tenerselo in casa lo ha voluto assolutamente abbandonare. Il giorno dopo non ritiravano plastica, ritiravano secco, il rusco indifferenziato. Sto qua, piuttosto che lasciare per un'altra settimana, anzi coscienzioso il nostro netturbino, invece di lasciare un'altra settimana il sacco giallo, l'ho preso e l'ha messo nell'indifferenziata. Ed è proprio in quel frangente che la vecchietta del terzo piano guardava dalla finestra e metteva in giro la tragica voce che tanto finisce tutto nella monnezza indifferenziata. Allora, ok, può capitare, però... facciamo un attimo anche un esame di coscienza. Secondo me è meglio che il netturbino non abbia lasciato per una settimana un sacco di monnezza senza patria. E aggiungo al tema, finisco così, al tema che dicevi, quando esce dalla soglia di casa è piccola citazione di un libro che deve ancora uscire, che ha scritto il mio amico Simone Sarasso. Quando in Germania ti chiedono, c'è la panchina, di chi è questa panchina, ti rispondono è di tutti. Quando in Italia ti chiedono di chi è questa panchina, la risposta è di nessuno. Il problema sta tutto qui. Spunto di riflessione. Tocca a te. Allora, come progetti attualmente no. Siamo sprovvisti. Sì, più come donatrice. Raccontateci. È vero, nessuno. Raccontami allora la tua esperienza di sostenitrice e donatrice, giusto? Ecco, abbiamo un donatore, ragazzi! È un tesoro questa. Questa già dona, ha propensione al dono. Questa, scusami, lei già dona, propensione al dono. Dobbiamo aggredirla con le nostre buone cause, perché lei conosce, no? E facciamole valutare se il nostro modo di chiedere è migliore di quello degli altri. Magari ci sceglie. No, non so, però per un'associazione di cui faccio parte, che mi interessa direttamente, diciamo, per malattie genetiche, queste cose qua, quindi mi arriva il giornalino a casa, cosa fanno con i soldi raccolti. È locale del territorio? No, è la sede nazionale a Parma. Come si chiama? È quella sulla neurofibromatosi onlus. Ok. Quindi mi arriva, sono iscritta al gruppo su Facebook, arrivano i bigliettini di Natale. Come ti trattano? Va bene. Ti trattano, ti fanno avere le informazioni che sì, ti servono? Sì, arrivano le lettere, sui convegni che
giornalino, arrivano in 2 o 3 mesi. E quante, ecco, quante richieste? In ogni comunicazione c'è sempre un bollettino? Mi pare di sì, non okay. Mi ricordo adesso, anche per il 5 per 1000. Certo, questa è la stagione 5 sì. per 1000, tra l'altro. Sì, per l'ultimo sì, che è arrivato era quello, certo, oppure sì, per sì. l'iscrizione annuale, okay. o per Natale, bigliettini. Quindi c'è un'iscrizione annuale, una tessera, sì. e tu hai la tessera. E poi ci sono le richieste di sostegno per i singoli progetti, li spezzettano i progetti, sì. ti danno delle quote corrispondenti a qualche cosa di... Sì, vabbè, quel pacchetto lo dà mia madre, però vabbè. Comunque arrivano sempre... Cioè non è che ti chiedono soldi punto, ma soldi per... Sì, sì, ti raccontano a che cosa sì, fisicamente... Sì, perché poi si vede sul giornalino c'è cioè, chi hanno fatto, vabbè. Ci sono le foto... Adesso magari quando torni a casa li studi anche sì. da questo punto di vista. No, vabbè, è bello sì. prendere consapevolezza... Anche come donatore di questa cosa sì. qua. Eh? E quante sollecitazioni mediamente ti fanno l'anno? Un paio. Ah, sotto sì. Natale? Sì, ovviamente. Perché sono i biglietti, portano i bigliettini di Natale che realizzano per raccogliere. Il dono per te, sì. esatto. Chiedono un dono, ma ti danno un dono, un incentivo, sì. certamente. Così tu ti senti in dovere quantomeno sì. di corrispondere. È giusto, ma è giusto, funziona così. E poi volevo chiederti ancora una cosa. Ah, ecco, la tua donazione è sempre costante o ti hanno chiesto magari di incrementarla? No, per ora è sempre costante. Ok, da un paio d'anni, un po' sì, di più. Un paio d'anni. Magari se prosegue il vostro rapporto potrebbero anche chiederti di, no, di sostenerli un po' di più, perché insomma vuol dire che ti sta interessando la causa, insomma. E via. Bene, quindi continua. E altro, però... Una cosa che parlavamo nel fan club di Tiziano Ferro, però che promuoveva era un canile gattile di Latina, nella sua zona, e raccoglievano fondi, aveva messo anche lui all'asta le magliette, però quelle costavano tanto. Tiziano è molto attento alle cause sociali, durante i suoi concerti sì. lui chiede di donare per l'Avis sì. soprattutto. Sì. Mi ricordo che ti sei un fan. Sì, 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 sì. E sono stato un po'. Giro sì. lui, ma l'ho visto 4 volte. Ah, che bravo! Io una volta sola a Torino nel terzo sold out. Sai che a Torino ho fatto 3 sold out, sì, ma sì, il terzo ci siamo andati, ho goduto un matto. Io l'ho visto all'Olimpico, a Bari, Campovolo e quando è stato ospite a Palermo. Grande! Lui è davvero tanto sensibile a questa cosa, soprattutto con l'Avis. Non so se ha avuto una storia personale, non conosco così bene la questione, oppure è, però è la causa che lui sposa. Ed è bello quando un testimonial importante lo fa davvero per suo interesse personale. Ogni tanto ci capita che il testimonial lo faccia anche un po' per moda, nel senso che ci sono certe organizzazioni che fa figo sostenere e allora inizia 1, 2, 3, poi c'è un'esplosione, sembra che in Italia non esista nient'altro che emergency, senza niente togliere emergency, però ce n'è un casino, no? Perché, come dire, fanno parte di un sistema concettuale, eccetera. Altro discorso è se invece il testimonial, con una strettissima coerenza con la causa, ti racconta la sua storia di legame con quella causa e perché ha deciso di sostenerla. Ed è bello quando vengono fuori proprio le storie che dicevamo, e vengono spontaneamente, sono vere in realtà, perché ci coinvolgono molto. Aggiungo un'altra cosa, attenzione, non abbiamo parlato di pubblicità televisiva perché abbiamo parlato di cose piccole, non di cose grandi, però se guardate un po' delle pubblicità che ci sono in televisione, quando c'è un testimonial, una persona famosa, io credo che si stanno dando una regolata, però fino a pochissimo tempo fa il 70% poteva essere chiunque, cioè non aveva alcuna coerenza la causa con il personaggio famoso. Capita lo stesso personaggio che ne sostiene diverse e non ha davvero alcun senso. È uno sfruttamento del testimonial, secondo me, un po' sbagliato, perché sì. La più coerente in assoluto è la relazione che esiste da sempre tra Renzo Arbore e la Lega del Filo d'Oro. In questo loro sono bravissimi, hanno utilizzo del testimonial assoluto, perché Renzo Arbore ha iniziato a sostenere la Lega del Filo d'Oro quando non era conosciuta per niente, parlo di almeno 10 o 15 anni fa, e continua a essere il testimonial della Lega del Filo d'Oro, che tra l'altro ha una causa devastante perché sono i bambini sordociechi, quindi questi bambini che non hanno alcun praticamente contatto con l'esterno e essendo sordi sono muti, perché quello è un collegamento naturale, ma il fatto che siano anche ciechi complica terribilmente le cose. E è una causa dura, pesante, importantissima, secondo me, e lui da sempre li sostiene, da sempre si spende in prima persona, ed è
E c'è stata proprio un'evoluzione anche negli spot, nelle pubblicità, nel racconto di come la vita dello stesso Arbore è cambiata, che è un personaggio che a tutta prima ci sembra non pienissimamente coerente, però riassume almeno tre elementi. Uno è un musicista, cioè uno che fa dell'espressione sonora e visiva il suo centro professionale e si mette a sostenere qualcuno che non potrà mai sentire una sua canzone, mai vedere chi è, eccetera, eccetera. Due è un'immagine, fin dall'inizio, del nonno, e quindi è anche una bella immagine. Una donna, non so come dire, poteva funzionare meno, ma è il nonno che si prende cura di questi bambini completamente isolati, io penso che abbia un valore ulteriore, non so, acchiappi sensibilmente le persone di più. Pardon per l'inciso. Ecco, sì, per un canile. Per Miranda ha giganti, okay. Cani. Uh-huh. E quindi c'era la possibilità di fare questa offerta direttamente all'associazione. Non al fan club? Che avrebbe club fatto. Promuoveva, ok. Quindi poi c'era da fare l'offerta a questa associazione, la fece tramite PostePay. Dopo uh-huh. un paio di mesi dissero cosa avevano fatto con l'offerta, e quindi poi rifece un'altra offerta, che mi sia qualcosa in più rispetto a quanto avevo fatto io. Ragazzi, lei è. Lei è. L'oggetto del nostro contenuto, assolutamente. La tua email ce l'ho, sì. Ce l'ho già, no? Mando. Ci sentiamo. Volevo sapere se dopo il pagamento con PostePay c'è stato immediatamente l'invio di un ringraziamento oppure solo la ricevuta del versamento. C'erano anche solo due righe, grazie per la tua donazione. In tempo, sì. Cioè sistema automatico, tac tac. Sì. Però poi ti hanno rendicontato che cosa sono riusciti a fare. Era sempre un messaggio generale dell'associazione. Ah, va bene. C'erano fotografie? Sì, no. Lì potevano migliorare, anzi, sì. Dovevano migliorare. Proprio perché era la realizzazione di qualcosa di fisico, dovevano mandarti qualche fotografia, magari qualche bell'occhione di cane un po'. Sì, altri racconti, altre cose? No, non è niente. Sono già due buone cause che sostieni, molto bene. Grazie. A te. Io non so capito molto. Figurati, nel senso. Siamo qui per parlarne, ci mancherebbe. Però sei anche mm-hmm. Tu di cosa ti occupi? Sono molto confusa. Infatti ora passando ai progetti. Ma me ne sono venuti 10.000, però in realtà nessuno. Però, sentendo di parlare, ho pensato a come ci siamo mossi in un progetto per chiedere soldi a privati e ho capito che praticamente abbiamo sbagliato tutto. No, non è vero. Se vi sono arrivati i soldi che chiedevate, non avete sbagliato. Allora, forse avete sbagliato, ma non perché io dico delle cose, ma perché non avete ottenuto voi il risultato. No, ma perché tu parlavi del rapporto personale, chiedere il permesso, invece noi abbiamo agito in tutt'altro modo, cioè abbiamo creato una mail standard e l'abbiamo inviata a tappeto cercando indirizzi mail su internet oppure telefonando i centralini e chiedendo un indirizzo mail. Quindi a chi? A dei soggetti che avevate identificato? Sì, privati, cioè sì. No, però avevano una qualifica questi privati cittadini? O erano... No, non erano dei privati, erano delle aziende. Aziende, con le aziende bisogna lavorare un po' diversamente. E quindi... Cioè nel senso, molto simile ai privati, ma aggiungendoci la logica. Ok, e la risposta è stata nulla, nessuno vi ha risposto neanche un no grazie? Qualcuno ci ha risposto no grazie, oh. Però la maggior parte è proprio... Cestino. Cioè, no, non vi hanno detto nulla, cioè. No, non ti hanno risposto. Infatti noi eravamo online pomeriggio a telefonare per trovare comunque questi numeri di telefono e stavamo lì ad aspettare se avevano le risposte mandate. Certo. Abbiamo fatto questa cosa per un mese. È stato un disastro totale. Da questo errore, allora, indipendentemente da quello che ti ho detto io, ma allora avete tratto qualche conclusione o avete detto sono tutti stronzi? Sì, ma no, non abbiamo detto che sono tutti stronzi, abbiamo capito che c'era qualcosa che non andava, però forse io oggi, cioè nel senso che non avendo nessuna idea di come si arriva a fare fundraising, anzi una volta ho conosciuto un ragazzo a Roma che lui si occupava di questa cosa, io per una serata lo volevo... Cioè, per fargli parlare di questa cosa, però lui forse in quel momento non aveva voglia. Cioè, mi ha dato delle dritte, però più che dritte di come fare, a chi chiedere, però su come fare no. Cioè, nel senso che poi vabbè, eravamo
casa, vabbè, era una situazione informale, certo. Non potevo mettermi lì. Però effettivamente erano tutte persone molto inesperte, quindi... Ok, e quel progetto... Quindi ora stavo capendo... E quel progetto lì non ha avuto proprio... Non ha visto la luce? No, ha visto la luce, però si è basata su una donazione fatta, no, dagli artisti, perché era una mostra... E alla fine gli artisti hanno accettato in cambio della vetrina che noi offrivamo di creare le loro opere da soli, senza nessun supporto. Mentre all'inizio cercavamo dei fondi per sostenere... Pagare l'artista in qualche modo? No, per almeno sostenere l'opera, perché comunque di materiali o comunque sì, di viaggio, no? Alla fine ci siamo limitati a chiamare artisti, se mai più vicini, e quelli lontani abbiamo cercato di sopperire un po' le spese. Abbiamo preso solo 1000 euro dall'università, però questi 1000 euro era perché noi comunque facevamo questa mostra all'interno dell'università e comunque alla fine... Ok. Beh, ma questo è perfettamente in linea con cose che ci siamo detti, perché sono gli errori che ci fanno cambiare punto di vista. No, però io ho capito forse perché, cioè, era una cosa un po' tanto generica. È come dire, tu ti senti sola, scusami la metafora, ti senti molto sola, non sai con chi andare al cinema e mandi lo stesso messaggio a 10 amici diversi. Non funziona. Vabbè, a parte che al cinema ci vado pure da sola. Anch'io, no, anch'io, ed è una cosa magnifica, tra l'altro. Però faccio per dire, tu vuoi uscire, vuoi fare una roba che ti interessa molto e che però è una cosa di una certa importanza, un certo valore. Non spari nel mucchio lì. O selezioni molto, ma magari una persona con cui andare al cinema. E è come se fosse lo stesso appuntamento a tante persone differenti. Però la metodica, la cura con cui devi... intessere questa relazione deve essere speciale, deve essere molto dedicata. Poi a monte di tutto questo, la selezione sulle aziende a cui rivolgervi doveva essere fatta, forse l'avete già un po' fatta, ma molta attenzione su quali aziende, perché proprio loro e non un'altra, perché vendono qualcosa, perché producono qualcosa di molto coerente con il nostro progetto. Cioè, loro non ci conoscono, noi magari presumiamo di conoscere loro e ci immaginiamo che il punto di contatto tra la nostra iniziativa e il loro interesse, che è il business, è, che ne so, sono colorifici, sono legno per cornici, sono, non lo so, qualcosa. Hanno già dimostrato interesse per l'arte. Certo, ovvio. Quindi, coerenza nella scelta dei partner, anche aziendali, diciamo così, del mondo profit, del mondo for profit. Coerenza tra la nostra causa, il nostro progetto e la loro attività, di modo tale da superare un piccolo primo gradino di conoscenza. Vabbè, tutto sommato, potremmo fare qualcosa. Dopodiché coltivare questo rapporto, quindi va bene mandare una mail, va ancora meglio telefonare per chiedere se l'hanno ricevuta, va bene ancora di più telefonare prima per chiedere qual è l'indirizzo a cui è più opportuno mandare questa mail qua, a meno che non lo sappiate già. Cioè, c'è un ufficio relazioni con l'esterno? Ok. Se c'è un ufficio pubbliche relazioni? Ok, loro. Se invece non è ben chiaro, io credo che non sia tanto utile mandare al direttore o al capo assoluto, mandare subito al vertice. Conviene passare da un livello intermedio, cominciare a interessarlo, lui ti fa da filtro perché è il suo lavoro, e magari... Ma anche la persona meglio disposta non l'avrebbe letto. Anche quello. Insomma, c'è sto vostro progetto che gira per l'Italia e nessuno è... Sì. Con un'idea tutta più grossa. Bisogna parlare del negozio, certo. Sì. Chiedere soldi sembra sempre. Bisogna superarla un po'
con un ragionamento, cioè dobbiamo convincerci comunque che è un'azione necessaria per il nostro progetto. Se noi teniamo al nostro progetto, siamo disposti anche a fare questa cosa qua. E due, non siamo noi che stiamo chiedendo soldi per noi, per mangiare, quindi non è l'elemosina, lo stiamo chiedendo per la causa che vogliamo sostenere, che poi può essere messa in discussione. Possono dirci, però su sta roba proprio, ma non è, cioè, ma perché perdi tempo su una roba così? Perché se mi chiedessero a me perché perdi tempo con i canili, i cani, chi se ne frega dei cani, faccio per dire. Cioè, ci sono cause che possono intercettare o possono non intercettare. Però deve essere quello il motivo per cui ti sto chiedendo dei soldi. Non la luce di casa mia o la pizza che devo mangiare. Quindi, con quella, non so come dire, corazza, chiamiamola corazza, siamo un po' più forti e assumiamo coraggio per chiedere anche denaro. Anche denaro. Io preferisco chiedere denaro, non so come dire, avete ottenuto delle cose, il fatto di aver ottenuto, avendo chiesto, dovrebbe rafforzarvi e convincervi. Vabbè, le cause sono le più diverse, non è che perché abbiamo fatto la mostra all'università, l'università ci ha dato. Ma ok, ma piuttosto è per... E siete riusciti a ottenere un risultato. Questo intendo dire, che ogni risultato va, aiuta, no? Conforta, tira sul morale. E non pensare che siano risultati piccoli, magari sono risultati grandi proprio perché all'inizio c'era un rifiuto e poi siete riusciti a chiarire meglio la vostra intenzione, a dimostrarvi più degni di fede in questo senso, e quindi vi hanno sostenuto. Io preferisco dire chiedere denaro piuttosto che chiedere aiuto. Ci sono cause che nella richiesta di aiuto spiegano ancora meglio la loro ragion d'essere. C'è un'emergenza, c'è una roba che deve essere fatta in frettissima, c'è stato il disastro ambientale a Fukushima, lì abbiamo bisogno di aiuto, perché c'è bisogno di velocità, tanti denari, è successa una roba pazzesca, devastante, quindi lì sì che è aiuto, un aiuto concreto, un aiuto subito. Ma i nostri progetti non credo che siano nella condizione di questa emergenza assoluta. Hanno bisogno di sostegno anche economico più che di aiuto, perché anche dire ho bisogno di aiuto ci pone ancora in una condizione ancora più, no? Ed è difficile da superare in questo senso. Abbiamo bisogno di sostegno, sì, di sostegno, di accompagnamento, di appunto, anche economico. C'è dell'altro? Sei tu? Quindi ti è venuto abbastanza utile passare il tuo sabato con noi. No, ma io volevo venire anche ieri, solo ieri. Io non ho capito, penso che metteranno anche le pregresse lezioni, nel caso scriviamoci. Come sai. Allora, il nostro uomo a barletta. Ne ho tanti di progetti, ne parlo quello immediato, quello che ti ha anche accennato. Ah, sì, certo. Loro lo conoscono? No. Ok, allora sentite che bel progetto che ci sarà a Barletta, segnatevi in agenda di andare. È un evento che, a dir la verità, è il primo in Puglia. Mi hai già convinto. Cioè, è una roba che non sei mai vista. È il primo in Puglia perché... vado a portare una disciplina che è la mobility, che non è come l'agility, ma è una disciplina che tende a valorizzare il rapporto uomo-cane e di conseguenza va ad annullare tutta la performatività di quello che è l'agility e si basa soprattutto nel superare la difficoltà che è un ostacolo con molta calma e nel far riflettere il cane nel momento in cui sta per svolgere quell'attività. Quindi ha un... E questo è il modo semplice di spiegarla. Nel senso che non so quanti abbiamo capito che cos'è la mobility. Io non so cosa la agility. Allora, cioè intendo dire che no, è una roba tecnica. Molto tecnica. Quindi, se devi parlarne a una platea, ad esempio come questa, che è molto, penso, voglio sperare, ben disposta ad ascoltarti, se loro non hanno capito che hanno un livello di attenzione davvero unico quasi, figurati chi ha 3 minuti e le palle già girate. Cioè, nel senso,
gli stai rubando del tempo. Quindi anche qui, essendo tecnico, smonta la tecnica, vai sul concreto, okay, e prova a spiegare. Non dico con un esempio, perché Cocchi e Renato dicevano: se lei si spiega con un esempio, allora io non capisco niente. Allora no, non è l'esempio che sempre chiarifica, devi trovare un modo un po' più easy, allora, leggerezza. E soprattutto per attività fisica con il cane. Oh, e quindi, che bello, cioè lo uso così? No, allora, meglio i bassotti dei chihuahua. Ci sono degli ostacoli, non so se avete mai visto una corsa di cavalli dove ci sono gli ostacoli, più o meno sono quegli ostacoli ma un po' più... più strutturati, che ne so, c'è una scala dove il cane deve salire e deve scendere, c'è un tunnel, non so se avete mai visto un tunnel dove il cane ci deve passare. Ma cosa serve? Cioè i cani lo fanno per divertimento come noi, allora, in palestra? Allora, al contrario dell'agilitica, che è appunto una disciplina dove il cane deve fare per forza quello... Performativa mi piaceva, performativa, nel senso, no, cioè, una roba più futile. Sì, qui, la mobility no... crea appunto una situazione quotidiana, che ne so, c'è un esercizio dove, che ne so, devi aprire l'ombrello davanti al cane e il cane non si deve spaventare, oh, quindi tende anche ad aumentare l'indice esperienziale del cane e soprattutto riuscire a superare a volte determinate paure che il cane ha di solito. Oh, questo. Poi c'è anche paure meglio dell'esperienziale, cioè esperienziale paure del cane. Paure del cane. Poi soprattutto ci sono anche, c'è un esercizio, un'attività dove ci si trova il cane a legarlo ad un palo e il proprietario per un minuto deve sparire dalla vista per vedere se il cane riesce a stare tranquillo senza il proprietario o meno. Questo che significa? Rissa che tra cani fuori dal panettiere, io l'ho letta molte volte. Molte volte. Perché si pensa che appunto il cane riesca a stare tranquillo senza il proprietario, però a volte il cane va su di G nel momento in cui il proprietario sparisce dalla sua vista e quindi di conseguenza utilizzare questo esercizio in un luogo pubblico con tanta gente aiuta il cane a superare questa problematicità. Poi ci sono tantissimi altri esercizi, per esempio il passeggiare su superfici diverse, che ne so, abbiamo le grate in città, ci sono c'è una particolare superficie che è ondulata, non so se avete presente quelle dei cantieri di ferro, di plastica, il cane ci deve passare sopra e ha come obiettivo appunto quello di fargli piacere la superficie diversa e anche qui viene valutato come lo supera, se ha paura, se non ha nessun problema, quindi disinibito, e quindi c'è anche una valutazione sotto questo punto di vista. È una gara, ma non va premiata la bravura, la velocità in cui il cane lo fa, come succede nell'agility, ma va a premiare appunto la correttezza e come il cane riesce con tranquillità a superare questi ostacoli, e ce ne sono tantissimi. Ma esiste anche per gatti? Non esiste, no, non è una disciplina che è nata in Svizzera, è stata portata qui in Italia su per giù negli anni 80 più o meno. Non c'è per gatti, però per gatti ci sono tantissime altre attività che magari possono essere svolte in casa, perché ovviamente non è che ti porti il gatto a guinzaglio e te lo porti in giro, però... E per i furetti? I furetti per il guinzaglio sì. Però questa qui è appunto il degenerare della relazione con l'animale. Esiste solo per cani o è anche per... Esiste solo per cani. Okay. Questo genere di attività. Ha fatto un disegno di legge per inserire i cavalli tra gli animali d'affezione. Io mi voglio vedere questi cavalli in città. Sì, allora il problema è che d'affezione è un parolone, bisogna capire che significa. Ma l'avete notato che lui non dice padrone ma dice proprietario di cani? Secondo me c'è anche una disciplina lessicale legata al fatto che il rapporto uomo-cane è un rapporto è padrone per forza di cose, che ho comprato, è il mio. O meglio, padrone è sottomissione, proprietario è neutro, rapporto commerciale. Forse quindi, è l'unica persona che ogni volta... No, che la prima che l'ha puntualizzata in 3 anni che faccio questo lavoro. Questa cosa è la disciplina lessicale nel considerare l'animale qualcosa di diverso. La proprietà del cane o
il gatto ha su di te. Sì, questo è vero, però entriamo nell'ambito della relazione umana. Quello lì è relazionale. È relazionale. E lì ci sono appunto, da quel problema nascono tutti i problemi comportamentali e appunto di convivenza. Ok, appunto è importante, e questa disciplina, questo evento lo è proprio quello che fa capire che bisogna stare sullo stesso piano. Questo non significa uguaglianza, perché sennò non c'è rispetto della specie diversa, ma significa riuscire a capire le necessità dell'altro e di conseguenza stare non sullo stesso piano, però non essere io superiore a te e né tantomeno tu superiore a me, anche perché non sei capace di farlo, perché siamo appunto di due specie diverse, quindi abbiamo anche difficoltà nel comunicare e nel comunicarlo poi, perché ovviamente il cane, cioè, come tutti gli altri animali, ci fanno capire che io voglio controllarti in modi totalmente sbagliati e assertivi soprattutto. L'evento, sì, io ho pensato di portare in un posto pubblico dove c'è una grossa capienza, dove riesce ad arrivare anche parecchia gente, fare molta pubblicità, la pubblicità non limitarla alla mia città ma anche nelle città limitrofe, anche perché comunque sono città abbastanza grandi, di 100.000 abitanti ciascuno, e anche su statistica ci sono più o meno sugli 11.000 cani dichiarati. Quindi di conseguenza, affluenza, non c'è così poca affluenza, e quindi magari con un'ottima campagna pubblicitaria, mi limiterei principalmente, lo spiego anche perché, a locandine, manifesti e campagne su Facebook, eviterei fare volantini, eccetera, perché non sono poi così tanto immediati, bisogna studiare sicuramente una giusta formula. Per esempio, potrei fare una brochure dove c'è scritta una piccola storiella di come è nata questa attività e poi magari che serve appunto a far continuare la persona a seguire questa attività, anche perché è un evento divulgativo. Esatto, obiettivo dell'evento, volevo chiederti, far conoscere la mobility. L'obiettivo dell'evento, gli obiettivi sono molteplici. Principalmente è far conoscere la mobility, okay. Perché è una disciplina nuova, trasversalmente si vanno a colpire tantissimi altri obiettivi che diciamo sono quelli che mi preoccupano maggiormente. Il primo è la carenza di attività cinofile e animali all'interno delle città. Quindi se c'è la mostra di turno degli animali, che è una cosa che io detesto, quelli dei cani, quanto sono belli. Quindi andremo a colmare una lacuna che è appunto una necessità comune. Poi ci sono zero posti pubblici su cui portare il cane, quindi ovviamente trovare un posto dove ci si può portare il cane almeno per un giorno comunque suscita tanto interesse, e di conseguenza gli altri obiettivi mirano principalmente a far superare il cane e terminare le paure, e a creare collaborazione tra cane e proprietario, che alle volte si pensa che il mio cane è così tanto collaborativo perché mi sa dare il seduto, però effettivamente se ne può fregare di meno di quello che le sto chiedendo in quel momento. Quindi creare appunto un inizio, la base di una relazione, che magari voi potete anche restare perplessi, perché tu mi dici soltanto con il superare una scala normale il cane può trovare più collaborazione con me. Sì, perché dipende come lo si fa, e anche dipende il cane che atteggiamento ha nei confronti di quell'ostacolo. Non lo so, dimmi la domanda, perché sono stato continuo. No, stavo pensando, ma ci sono, per esempio, che ne so, l'associazione di quelli che praticano il mobility con i cani, magari anche quello potrebbe essere un... C'è un gruppo cinofilo, cioè organizzato come gruppo cinofilo. È una mia associazione, allora non è prettamente cinofila, ma è un'associazione che va a valorizzare la relazione uomo-animale in tutto. Però ovviamente io sono sia un educatore cinofilo che un tecnico di mobility dog, e quindi posso organizzare eventi del genere.
e lo faccio anche con un'associazione che è un'associazione sportiva dilettantistica e quindi ha come obiettivo salutare questo tipo di attività. Ma bello! Poi non so, c'era un'altra domanda. Ti volevo chiedere proprio nel merito del fundraising, tu stai cercando fondi per organizzare l'evento o tramite l'evento che raccoglierà i soldi per la tua associazione? Allora, sì, io poi mi lo faccio qua la scala perché sai leggere nel pensiero. Le nuove FP io qui ce l'ho. Quindi, sì, allora, principalmente i prospect che andrò su cui andrò a rivolgermi appunto sono sia i negozi degli animali, toilettature e ci sono centri grossi invece di tipo centri commerciali per i cani, perché nel mio territorio ci sono dei grossi negozi che vendono pet market, no, non ce ne sono market. No, non c'è il mercato. Purtroppo no. Okay. È una è una cultura che da queste parti è quasi azzerata. Il cane è l'animale che va libero. Resta la cosa perché allora qui c'è il cambiamento culturale è abbastanza contrastante. Allora, prima il cane veniva utilizzato per portare il cane per le pecore a gregge o per fare la guardia. Di conseguenza c'è la nuova cultura che porta il cane all'interno dell'abitazione. Di conseguenza il proprietario non sa come gestire il cane all'interno dell'abitazione e di conseguenza non si riesce a sfruttare la relazione. E quindi abbiamo questo problema qui. E tutto quello, tutti i servizi che portano a un vivere la vita con il cane mancano, sono carenti, però pian piano secondo me tra un po' si incominceranno già a nascere, incominceranno già a nascere. Okay. Per rispondere alla tua domanda, allora principalmente sono negozianti, negozi di animali, industrie mangimistiche, industrie che vanno appunto a proteggere la antiparassitaria, ok? Quindi anche perché viene fatto in luogo aperto, magari chiamare un'industria che gestisce proprio quelle problematiche ha anche più attinenza. E loro sopporterebbero come sponsor, in che modo? Magari fare pubblicità, pagare le spese varie ed eventuali, tipo carburante, noleggio anche degli attrezzi. Non varie e non eventuali, cioè dovete sapere che cosa vi serve. Oh, no, sì, per non elencarle tu. No, certo. Però insomma, le spese di realizzazione dell'evento, tu mi dici. Io le so no, però no, era per non fare l'elenco. No, ok. Quindi tutte le varie spese che comporta l'evento. Quindi è sostanzialmente sostenere questo. Ovviamente il posto, quello che andrò a trovare, è un posto abbastanza grande che anche di passaggio è comunque una vetrina imponente che hanno poi i negozi e tutte le varie case mangimistiche, eccetera. Sì, ovviamente nelle spese ho già preventivato il gazebo, almeno due gazebo, uno per le iscrizioni momentanee last minute e poi anche dove. Ecco perché si può accedere a questo evento previa iscrizione, c'è un posto d'ingresso, tipo un expo. Allora, in base a quello che tu mi hai detto ieri, anche nel momento in cui devo rientrare nei costi, devo valutare se devo guardare la quantità o la qualità. Quindi poche persone, se arrivo a poche persone il prezzo dovrà essere tale da poter permettermi di entrare in qualcosa, oppure. Ma questo prezzo non deve essere disgiunto dal beneficio che tu dai. Assolutamente. Quindi non è che gli puoi anche chiedere 50 euro, faccio per dire, no, ma non, ma non succederà. Però per 50 euro loro vogliono la clinica, sì, la garanzia di un 10 lezioni, insomma. Sì. No, ma è esatto questo. Quindi ovviamente siccome è un momento ludico dove magari alla fine ci sarà anche una premiazione, eccetera,
Quindi il prezzo non sarà eccessivo, non supererà la 10 euro. Un po' di pubblico che viene a vedere lo show, la garanzia, non è una garanzia, ma come cani volanti, non so se ma uno diciamo l'incoraggiamento che magari può avere il futuro sponsorizzatore di questo evento è che comunque l'animale suscita appeal sia per il proprietario del cane che anche di chi il cane non ce l'ha, però magari gli piacerebbe avere un animale, e di conseguenza vedere l'alterità, il diverso che si mostra, si dà da fare in un'attività, suscita molto interesse, e di conseguenza non avremo soltanto un pubblico limitato a il semplice proprietario di cane, ma a tutti quanti, e quindi è una qualità in più che magari può dare questo progetto. E quindi voi organizzate, scusami, corsi anche, cioè se qualcuno attraverso questo evento entra in contatto con voi, vi lascia l'indirizzo email, sì. Tu gli mandi informazioni che lui si può leggere e applicare, come dire, proprio sul tema individualmente, o gli proponi anche ovviamente, dei corsi, dei servizi? Ovviamente è un'associazione che si occupa sia di zoantropologia didattica, quindi lavora a scuola con i bambini, si occupa anche di lavorare con i disabili, si occupa anche di educazione cinofila. Scuole, bambini e educazione cinofila, sì. Non c'è l'operatore che lavora con i disabili, però state cercando. C'è, ma non ancora. Ok. Quella è una bella linea di intervento, tra l'altro, perché ti apre tutto un pubblico, la pet therapy, sì, enorme. Da noi funziona tantissimo con gli asinelli, per esempio. Sì, la pet therapy con gli asinelli, proprio c'è un rifugio dove sono arrivati quella... La onoterapia. La onoterapia, ma c'è questa fondazione, la Donkey Foundation, che è questa fondazione che nasce, mi pare, in Inghilterra, e che uno dei centri, la fondatrice è morta, mi pare, l'anno scorso, uno dei centri in Italia è proprio dalle nostre parti, e sono arrivati, pensate, decine di asinelli dai paesi dell'est, perché lì venivano utilizzati moltissimo ancora per il trasporto merci e anche persone. Con l'ingresso nell'Unione Europea di tutti questi asinelli non si sapeva che fare, rischiavano di essere macellati, cioè non macellati per il consumo, ma insomma abbattuti, si dice. E allora ne sono arrivati tantissimi, e questa cosa sulla disabilità funziona tantissimo, e su tanti livelli di disabilità, sia sul giovane disabile, sulla persona down, ma anche sugli anziani disabili. Sì. Malattie come l'Alzheimer, per esempio, hanno un buon beneficio, perché ha a che fare con la cura reciproca di qualcuno, di qualcosa, e quindi anche di se stessi, insomma questa cosa è forte. Credo che quei cani si possa fare. Sì, però il mio lavoro è appunto l'educazione cinofila. No, entrare anche in questa... No, non tu, però la tua organizzazione deve offrire... Ha questa prerogativa, quindi a breve avremo anche un operatore che lavorerà con i bambini e con tutti i possibili fruitori, e di conseguenza poi il permesso, vabbè, comunque devo presentarmi, avere un face to face e spiegare nel minimo dettaglio quello che è il progetto, e soprattutto quello che mi ha fatto pensare ieri è la trasparenza sulle spese, perché a volte capita, avendo già fatto campagne di comunque aver chiesto a parecchi sponsor un contributo per, che ne so, feste della musica e via dicendo, quello che è una delle domande più frequenti era proprio quella: ma tu che ci fai con i miei soldi, a che ti servono? Quindi spiegare prima che magari te lo vadano a chiedere sarebbe la strategia più efficace. E quindi ti consiglio solo una cosa: il face to face secondo me non puoi realizzarlo tutto durante l'evento, perché magari c'è tanta gente e non puoi parlare con tutti, quindi parla o tu e gli altri soci che hanno le competenze utili e necessarie anche per rispondere alle domande, parlate molto, ma rimandate anche a un successivo momento un incontro, un dialogo, un'illustrazione più approfondita a tutte le persone di cui riuscite a prendere l'indirizzo o un contatto,
Quindi intendo dire che io penso e spero che ci sia tanta gente, così tanta che non riuscirai a parlare con tutti. Quindi insomma immaginati anche un secondo momento per interloquire direttamente. Ed è anche un secondo momento, no? Sempre per quel discorso di coltivazione, via dicendo. La cosa, cioè, forse uno, la strategia, non. Io subisco molto le mailing list, eccetera, eccetera. Quindi, anche se magari ci sono scritte cose interessanti, quando apro la posta elettronica me ne trovo almeno una trentina, non ce la faccio. Quindi trovare una strategia alternativa so che è difficile, però ci vuole più tempo. Solo questo, più tempo e più persone che ci si dedicano alla fine. Se hai un po' di tempo in più e se hai più persone che possono meditare l'incontro, e se il tuo pubblico accetta quel meccanismo lì, magari c'è gente che non ha voglia di essere incontrata, nel senso che non ha tempo lui. Tu magari sì, ma loro no. E loro preferiscono comunque che tu gli mandi un'email o una newsletter. Cerca di farla più snella possibile, magari, valuta cosa non ti piace di quelle che tu stesso ricevi e modifica la tua di conseguenza. Allora, più facile, più easy, non troppo frequente se ti dà noia ricevere dallo stesso soggetto una mail a settimana, falla una ogni 3 settimane, una ogni 2 settimane, non tanto più lunga, perché poi alla fine il contatto deve essere in qualche modo mantenuto. Può tornare utile la newsletter perché sono i tuoi sostenitori o potenziali sostenitori che preferiscono quello strumento. Io ho un'ultima domanda e poi... Sì, no, io volevo chiederti una cosa, di dirci in 2 minuti il tema di cui abbiamo parlato ieri, che è il tema del tempo. Chiedere a loro cosa ne pensano. Cioè, devo chiedere a loro cosa ne pensano del tempo? Non del tempo meteorologico, ma del tempo di cui ieri mi hai parlato, perché lui vuole fare tutto questo mega progetto. Ah, ok. No, capivo il tempo. Vai tu. Allora, io ho pensato di destinare l'evento a fine maggio, quindi avrei 2 mesi. A che punto sei con gli sponsor? A zero. Ok. E quindi magari, visto che comunque non sono tanti a cui mi andrò a rivolgere, io ho pensato che bene o male in 2 mesi dovrei farcela, anche perché nel momento in cui poi inizia a far caldo mi è difficile lavorare in... Ma hai già avuto contatti con queste, questi sponsor che... Io ho un contatto più cliente là. Vi conoscete? Mi conoscono, ci conosciamo, quindi eventualmente loro comunque hanno già un riferimento di chi è l'associazione e di che cosa facciamo, quindi di conseguenza già è un imprinting iniziale. È quello che poi dovrò... Più che altro tu devi pensare, l'evento sarà fra 2 mesi, però a te i soldi serviranno prima di 2 mesi. Guarda, sì e no, perché molto materiale comunque già ce l'ho preparato. Sì, è corretto, non tutto. Sì, no, chiaramente non tutto. Però almeno il 40% delle spese complessive sì, già ti servono in anticipo. Sì. Magari sono già coperte. Sono già coperte. Già coperto. Sono già coperte. Altre fonti. Quindi... Ma nel caso tu sei disposto ad anticipare i soldi tuoi? Ma io lo faccio sempre, guarda, io con la mia associazione sono in debito, cioè la mia è in debito con me, non ti immagini, quindi lo faccio, sto investendo tantissimo in questo, quindi di conseguenza spero che nel momento in cui ho bisogno di qualcosa, come è successo anche altre volte, ci sono stati altri soci e io che comunque abbiamo, ci siamo spesi e... non sappiamo quando li riavremo questi soldi, però alla fine è giusto per incominciare a farci conoscere. Ok, se c'è ancora dell'altro, oppure passiamo a domande di Valentina e poi devo dire anche un'idea che mi è venuta adesso. Io avevo una domanda da farti, però mi è passata. Ci vediamo ancora anche un po'. No, devo scappare. Ah, devi andare via? Sì. Diamine. Se ti viene in mente... Sì, mi interrompo. Vale. No, adesso. E qui vai a andare via. Vale. No, volevo fare una domanda a Michele, giusto... riguardante il tempo, cioè lui diceva 2 mesi, però mi chiedo da quanto tempo prima vuoi pubblicizzare l'evento? È da 2 mesi. Cioè quindi da adesso? Da adesso. E ma la pubblicità ce l'hai? Sì. Ah, ce l'hai già pronta. E però scusami, nei materiali pubblicitari il logo dello sponsor ci dovrebbe essere. Questo è il problema. Questo è il problema, con la il maiuscolissima. Perché lo sponsor cosa vuole in cambio? Pubblicità? Ecco, è la domanda che dovevo fare. Materiali di pubblicità?
Ecco la domanda che devo farti. Io ho pensato al momento in cui devo presentarmi allo sponsor, ho pensato di portare delle immagini dell'attività e ho pensato di già portare una locandina prestampata del formato dell'immagine che appunto verrà raffigurata tutto l'evento e poi lo spazio vuoto degli sponsor. Io ho pensato di portare già così questo formato nel momento in cui dico guarda ci devi mettere soltanto la firma. Sì, è così. Ma devi chiedere la stessa cifra? Ecco, per la questione della cifra io faccio dimensione ovviamente, no? In base a quanto, mi danno il più piccolo danno, però io non so se fallimentare questa strategia. Siccome non sa nessuno quanto verrà, gli sponsor tra loro non penso che verranno a sapere quanto danno. Ma anche se lo sanno sapere, tu devi chiedere la stessa cifra a tutti. La chiedo io. Devi chiedergli quanto ti serve, senza dubbio. Sì. Io pensavo di far decidere a loro. No, fallimentare. Tu devi chiedergli la cifra alla mano. Devi sapere di quanto hai bisogno. Se loro tirano sul prezzo. E se loro tirano sul prezzo, tu gli avrai fatto in testa tua una richiesta dove puoi tirare un po' sul prezzo. Okay. Strategia. Il problema, secondo me, non è il problema. Ulteriore meccanismo utile, non pensare solo a un benefit di pubblicità, cioè io ti vengo a chiedere i soldi chiedendoti di partecipare col tuo gazebo fisicamente con i tuoi prodotti durante l'evento, o no, neanche, o con il login sul mio unico formato di locandina. È un po' poco, nel senso che se gli offri più opzioni, nel senso se fai la locandina ma magari fai anche un programma, un pieghevole, una brochure, è uno spazio ulteriore di pubblicità per loro che li incentiva. Se vuoi fare un sito dedicato all'evento, mettigli il banner. Se vuoi caricare, non lo so, su un sito che già hai un banner pubblicitario, gli dici guarda, per tutta la durata dell'evento, per tutti i mesi che ci accompagnano all'evento, ti propongo di ospitare il tuo banner sul nostro sito che ha tutti questi accessi. Cioè devi fargli una proposta commerciale di sponsorizzazione. Cioè la logica deve essere quella di una sponsorizzazione commerciale. Io ti chiedo tot, perché è questo di cui ho bisogno, e ti offro questo, 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 questo e questo. E se loro ti chiedono di darti, che tu gli dia qualcos'altro, lo prendi in considerazione, non gli devi rispondere sì per forza, perché se ti fa sballare dal tuo progetto iniziale, il gioco non va alla candela. Se però tu puoi accontentarli senza perdere di vista la tua causa, fallo, sì conseguenziale. Perché è un rapporto, ripeto, commerciale, un dare per avere in questo caso. Ok, io posso comunque fare tutta quella sponsorizzazione che hai appena elencato, ma essendo la prima iniziativa... Non sai quanta gente verrà. Oltre non so quanta gente verrà, ma non so quanto posso chiedergli. No, gli devi chiedere quello che serve a te. Lo sai quanto devi chiedergli, perché hai fatto i conti di quanto ti serve per realizzare l'evento. Quindi io faccio e la spesa diviso 7 commercianti. Fai caso, sì. Se secondo te pesano tutti allo stesso modo, cioè, ovviamente ci sono. Se uno è un negozietto e l'altro un supermercato, devi chiedergli cifre diverse, perché pensi che la loro capacità di spesa sia diversa, il loro potenziale è diverso. E poi il tuo fabbisogno, aggiungendoci nel fabbisogno dell'evento, anche come ti dicevo ieri, quella quota parte di spese generali di struttura che tu stai comunque impiegando per realizzare l'evento. Sono 3 mesi di telefonate, prendi la bolletta e quel tempo lì lo carichi sul tuo progetto. Hai dovuto usare l'automezzo anche per questo e lo carichi. Hai una sede con un affitto e tu sei stato in quell'ufficio per organizzare l'evento, prendi la quota dell'affitto, la suddivisi e la carichi sull'evento. Quindi, ma realizzazione iniziativa più quota parte delle spese generali, che noi tra noi ci possiamo dire che sono spese di struttura, costi di struttura, è all'esterno che dobbiamo evitare, cioè, e proprio facendo così evitiamo di rappresentarle come una cosa distinta e separata, no, perché la struttura
realizza il progetto e quindi i costi. Qui dovrebbe, cioè se allora, queste sette facciamo cioè, queste sette che sono diverse tra loro, possono anche dire di no, non lo so, comunque lì servono sette enti che gli danno questi soldi che sempre ventino. Quindi in base a quanto ci siamo detti ieri, rapporto 4-1 più o meno, non lo so se sugli aziende lo stesso deve contattare l'entorno. Allora sugli sponsor il ragionamento è un po' diverso, nel senso che il rapporto 4-1 è sensato sui donatori individuali già un po' coinvolti, e sono già un po' coinvolti anche gli sponsor. Però siccome da un lato gli chiedi di sostenere un tuo progetto a un donatore individuale ed è un sostegno che probabilmente potrebbe durare nel tempo eccetera eccetera, e il donatore ha in cambio una gratificazione, però insomma qua invece la contropartita è molto più alta. Puoi anche restringere il campo dei soggetti a cui chiedere, un po' perché li hai molto ben qualificati e sei grosso modo sicuro che ti potrebbero rispondere sì. Dall'altro lato, siccome gli dai in cambio qualcosa di tangibile, di reale, della pubblicità, della promozione, gli permetti di raggiungere un ulteriore pubblico che, di loro possibili consumatori, no? E clienti che magari non hanno, è molto incentivante per loro. La proporzione non regge in questo caso. Loro sono molto più coinvolti, molto più spinti a darti una mano. Lì il ragionamento non è tra il sì e il no, è tra il quanto. Cioè, la scelta c'è. L'orientamento al contribuire, a essere sponsor, c'è. Hai ragionevolmente valutato la cosa. Dovete definire il quanto. E per definire il quanto però tu gli devi fare una proposta, e devi fare una proposta secondo questi criteri: quanto hai bisogno e quanto pensi che loro possano darti, e non andare lì senza, perché uno dei terribili errori che fanno in tanti, attenzione, cioè chiedere i 50, 100, 150, cioè proporre già al singolo tre opzioni. Teme di chiedere troppo e di ricevere un no secco. Se hai tempo per organizzare una proposta differenziata, fallo. Se mi dai, se mi dai 50 euro, il logo. Se mi dai 100 euro, il logo e il banner. Se mi dai 200 euro, il logo, il banner e la citazione al microfono. Se mi dai 500 euro, il logo, il banner, la citazione al microfono e lo spazio con un tuo striscione fuori dall'evento. Se mi dai 1000 euro, il logo... Sono rapporti commerciali, si devono strutturare così. Ecco perché secondo me 2 mesi sono pochini, perché bisogna preparare un pochino ciò che andiamo a dire allo sponsor. Tutto qui. Bisogna lavorarci. Io ti volevo fare una domanda più tecnica riguardo al comunicato stampa. Cioè se nel comunicato stampa... Giusto, scusami. Citare che farai un comunicato stampa. No, l'ho sempre fatto. Ovviamente, dirglielo a loro. Stiamo parlando del rapporto con gli sponsor. Facciamo il comunicato stampa. In passato, per la mia esperienza, abbiamo fatto comunicati stampa su questo e quest'altro tema e la risposta abbiamo avuto questi articoli, e magari gli porti anche delle fotocopie degli articoli che ti hanno dedicato, diciamo, da un anno a questa parte. Non andare troppo indietro nel tempo, a meno che non hai fatto un grande evento più famoso in passato. Questa è stata la risposta dei media, quindi ho buona probabilità di pensare che l'evento potrà avere questa copertura sui media. Comunicato sì, stampa. Se nel comunicato stampa bisogna anche citare gli sponsor o no. Non sì, so. Secondo me sì. Sì, sì. Allora, il Fondo per l'Ambiente Italiano, il FAI, ha fatto l'evento più importante dell'anno, le giornate di primavera, 2 settimane fa. Il comunicato stampa, sia di lancio che di conclusione, era di 2 pagine. In entrambi i casi, la seconda pagina portava scritti i nomi degli sponsor in un paragrafo dedicato, spiegando anche un pochino di che cosa si sarebbero occupati, e nell'impaginato grafico aveva i loghi di tutte le aziende dei main sponsor. Sì, sì, assolutamente sì. Assolutamente sì. Presenza dei loghi degli sponsor nel comunicato stampa. Chiaro, non fare il costume d'Arlecchino, nel senso anche lì, 7 sponsor, capisco che il potenziale è basso. Vedi di trovare una forma grafica per cui sti 7 loghi, che saranno di forme diverse, di font diverse, di colori diversi, non venga fuori un pastrocchio che offende la vista. Deve essere anche bravino il grafico, anche perché di solito sti qua non hanno un logo, hanno un biglietto da visita quando ce l'hanno, da cui il grafico prende la scansione che fa schifo, ricampiona, corregge, aggiunge. Quindi insomma
attenzione a chiedere a troppe persone, perché poi rischia che si corre il rischio che il loro logo, quindi la loro identità, venga diluita, ma non perché ci sono i loro concorrenti o competitor, ma perché ce ne sono troppi. Io ho visto delle brochure che poi hanno 3 pagine di sponsor. Può avere senso? No. Sì. Di solo sponsor. A me questa roba non piace, assolutamente, perché va meno la tua iniziativa, purtroppo. Però ciascuno si confronta col territorio in cui si trova. Una soluzione creativa per eventi un po' più grossi è differenziare la qualità di sponsor, no? Ci sono i platinum sponsor, i gold sponsor, golden sponsor, e silver e bronze sponsor, e poi sponsor tecnici, che sono quelli che non danno soldi ma danno solo servizi espliciti. Allora, questa differenziazione serve a te per mettere ordine, per non avere una pagina troppo fitta, ma per dividere in 3 magari la categoria di sponsor. E dimensione, la dimensione magari è uguale per tutti, ma sono uno nella pagina di platino, una pagina d'oro, una pagina di questo, per i grossi eventi che hanno magari appunto 40-50 aziende internazionali per di più che li hanno aiutati. Però questa logica del differenziare anche lo spazio da dedicare agli sponsor, la collocazione, individuare delle categorie, è la teoria dello spezzatino, eh? Fai spezzatino anche di tutti gli sponsor che hai, inventati sensatamente delle categorie, così che loro abbiano silver sponsor, no, non so, qualche cosina così, incentiva, invoglia, e soprattutto è una novità magari anche, gli interessa il linguaggio nuovo. Lo si fa anche con i sostenitori, no, quando fai l'albo d'oro dei sostenitori che sono con noi da 10 anni. E allora fai una grande festa dove li inviti tutti, gli dai una tessera speciale, li fai diventare socio, che ne so. Trovi anche una metafora carina legata alla causa di cui ti occupi tu e gli dai un titolo particolare. Questo è l'elenco dei soci, non lo so. C'è da far lavorare d'ingegno, C'è da lavorare d'ingegno. No, il discorso è questo. Puoi anche non farle queste cose, ok? No, però secondo me servono. Soprattutto non tanto per realizzare questo evento qua, perché io non sto ragionando su questo evento. È per il futuro. Ma io vorrei tornare a Podignano fra 10 anni e vedere che tu ne hai fatta una all'anno di queste robe qua. E da Barletta magari te l'hanno fatta replicare, che ne so, a Bari, e te l'hanno portata un po'... No? È per la visione un po' più lunga. Non è il sogno. Lo è un pochino, però concretizzare il sogno significa iniziare adesso a fare le cose per bene. Ok? Vale? Qualche spunto, qualche idea? Vabbè, io praticamente ho in mente in questo momento soltanto il progetto di Ortocidre, anche però praticamente ce ne ha parlato lì. È il medesimo progetto? No. È la stessa formula che lì ha proposto, però è quella che noi abbiamo già fatto. Siete competitor, insomma, mi vuoi dire? No, lo sapevo. Ah, ok. Ho parlato con Valeria. Ah, ok. A Putignano? Sì. Fate gli orti anche voi? Sì. Che balle. Che balle. Però quando abbiamo cominciato noi non ce n'erano. Ah, voi siete i primi. Vedi, no. Ma forse c'erano stati. I piattini ma prima. Però noi abbiamo cominciato l'anno scorso, quindi, quelle avete fatto con le scuole. Sì. Noi invece no. Quindi siamo andati a recuperare degli spazi inutilizzati. Ok. E ci abbiamo messo i bambini dentro a coltivare le loro piantine. Ok. No, cioè, quello che voglio dire, abbiamo fatto, però ci proponevamo appunto come attività, diciamo così, tipo dopo scuola pomeridiana di intrattenimento, visto che non ci sono più gli oratori, cioè una roba così. No. Oppure nel fine settimana? Nel fine settimana. Con le famiglie per stare insieme? Se volevano le famiglie potevano restare, altrimenti dovevano andare via, perché era il venerdì e il sabato, quindi il venerdì c'erano i ragazzini un po' più grandi e i genitori magari andavano a lavorare, quindi se potevano restare restavano, altrimenti no. Il sabato invece c'erano i bambini più piccoli e con loro i genitori restavano molto più spesso. E anche in questo caso nel nostro c'era l'obiettivo dell'educazione alimentare, l'educazione ambientale, però nei vari incontri abbiamo organizzato, cioè con diverse tematiche, quindi la conoscenza dei vermetti utili e dannosi per le piante,
il compostaggio, la germinazione, insomma l'abbiamo dato oltre alla cura della pianta man mano che si andava avanti per la motivazione, sì, anche un tema per incontro. Vabbè, però diciamo che dal punto di vista della pubblicità, dal punto di vista della, degli sponsor, parlare di soldi. Avevate dei costi? Sì. Come li avete coperti? Li abbiamo coperti con gli sponsor. Privati, aziende, negozi? Negozi. Ok. Sì. Allora ai partecipanti non avete chiesto niente? Ai partecipanti abbiamo inizialmente non abbiamo chiesto niente, a fine progetto abbiamo dato la possibilità di fare delle tessere associative e accanto abbiamo dato dei regalini, insomma, delle foto per i bambini con un'offerta però da parte dei genitori e poi c'era una cassettina sul tavolo dove c'era scritto sostieni i nostri progetti futuri. Una volta alla fine, nell'evento finale. Alla fine. Ok. Sì. Quindi sul progetto in sé per sé no, ma il progetto è stato l'occasione per avere qualche adesione in più. È andata bene? Bene, bene, perché l'associazione con cui noi avevamo collaborato all'inizio aveva messo sempre una cassettina, però per loro. Cioè, e perché avete trovato questa collaborazione? Perché loro cosa portavano? Loro portavano, nell'inaugurazione del progetto, portavano un concerto di musica lirica, però cioè, erano le canzoni della Walt Disney rifatte in chiave lirica. Ok. E quindi loro si organizzavano questa parte e noi la parte dell'orto. Perché crescono meglio gli ortaggi se ascoltano musica. Oh, sì, è bellissimo. Può darsi, concerto in orto. E niente, quindi loro, per la loro associazione, proprio perché avevano bisogno, non avevano trovato molti sponsor, avevano bisogno di recuperare un po' di soldini, però non è andata benissimo la loro raccolta. Quell'evento. Perché era iniziale. Però c'era un concerto. C'era il concerto, c'era il rinfresco, era una partecipazione un po' debole come però, pubblico, no? No, intendo dire non sulla causa. Esatto. Vengo a sentire il concerto. Vengo a vedere cosa state facendo. Che me lo fai tu, che me lo fa lei, esatto. Eccetera. Esatto, invece a fine progetto secondo me è stato più sensato perché i genitori, soddisfatti di tutto il percorso che avevano fatto i bambini, bene, sono stati più incentivati a fare la tessera, a lasciare un pensiero. La tessera, i costi di cioè il ricavato del tesseramento di norma va a finire sulle spese di gestione dell'associazione per l'anno. Di norma, dico, per un bilancio un po' così, non va a coprire le spese di progetto. No, ma infatti quel progetto noi l'abbiamo finanziato tutto con gli sponsor. Anche perché le tessere hai una buona ragione di richiederle l'anno dopo. E quindi hai così la possibilità che la tua associazione resti in vita con le sue spese di gestione, se hai una sede, ripeto, se hai altre cose. I singoli progetti meritano di avere un finanziamento dedicato. Poi magari una quota parte dei tesseramenti, se sono andati particolarmente bene, puoi decidere di allocarli a rafforzare un progettino che magari ti sembra debole ma meritevole o cose del genere. Però invito, proprio anche per una questione di gestione, a considerare i tesseramenti come il denaro che serve alla vita dell'associazione in quanto tale, indipendentemente da quello che realizza. E i singoli progetti magari a trovarsi le loro fonti di finanziamento. Noi in Associazione Parkinsoniani abbiamo ancor di più deciso che 5.000 euro del nostro conto corrente facciamo finta che non esistano. Li abbiamo completamente scordati. Perché può capitare qualunque cosa. Può capitare che la macchina che ci è fondamentale si scassi del tutto. Può capitare, che ne so, come quest'anno è capitata l'IMU e noi siamo in un locale che ci è stato dato incomodato d'uso gratuito. Ma era locale commerciale, quindi i proprietari giustamente le tasse connesse le chiedono a noi, non ci fanno pagare l'affitto, ma ci fanno pagare le tasse. Quest'anno è capitata l'IMU che non ci siamo aspettati, abbiamo pagato 2.000 euro di IMU, perché abbiamo una sede molto grande, ok, va bene, ma ci serve. Potrebbe capitare una cosa di questo tipo a sorpresa, quindi abbiamo destinato una piccola quota, via. E con i tesseramenti non andiamo benissimo noi. Apro la parente sul tesseramento, perché noi chiudiamo i tesseramenti quasi nel corso dell'anno. Non abbiamo la garanzia che a marzo tutti i soci dell'anno scorso
abbiano rinnovato o qualcuno se n'è andato, ma qualcuno di nuovo è arrivato. Noi riusciamo a chiudere i conti sui tesseramenti, se va bene, a ottobre. Questo non ci permette quindi una garanzia e una continuità. E quindi io uno dei punti su cui sto lavorando in associazione è proprio meccanizzare un po' meglio il tesseramento, che ha una ragion d'essere a funzionare in questo modo, perché i nostri soci sono persone anziane che magari si scordano e quindi non hanno troppa facilità a fare il versamento, devono venire in sede, prima di venire in sede magari passa il tempo, insomma c'è la malattia di mezzo, abbiamo le nostre casistiche. Però riuscire magari a ridurre il tempo in cui noi abbiamo tutti i dati del tesseramento potrebbe essere utile. E quindi se c'è sì vabbè. Sono appunto riguardanti nell'associazione, non dico del progetto, a mantenere un rapporto con i tesserati. Quella è una cosa che ci manca, ancora non abbiamo capito come la dobbiamo gestire. Ce l'avete il database? Segretario, non so se ha passato a nuovo. Devi gestirlo tu, perché ti sei assolpata alla mia lezione, adesso tu devi diventare la responsabile del fundraising della tua associazione. Cioè, è due volte che ti faccio queste lezioni, se non tu chi, voglio dire? Devo venire io da Biella a fare il fundraising? No, sei tu. Ogni tanto. No, ma certo, però sei tu adesso, ma senza ombra di dubbio. Tu adesso ti prendi il segretario e gli dici, segretario, non so qua. Dammi tutti i nomi, dammi il file di Excel che certamente hai fatto con tutti i nomi, gli indirizzi, le email, eccetera. Dammeli, io li ricopio nel mio file di fundraising, tu continua a tenere i contatti, però consultiamoci quando mandi delle comunicazioni, perché io devo inserirle e dobbiamo decidere insieme la strategia di comunicazione pura, perché insieme a quello di fundraising devono funzionare. Tu ti prendi tutti questi nomi, a ogni nome associ la data in cui ha fatto il tesseramento, perché si è tesserato, chi è, di chi è amico, se è arrivato spontaneamente, se è arrivato presentato da qualcuno, e tutte le tappe della relazione che ha avuto dall'inizio adesso. Fate un po' di memoria collettiva, ricostruisci un pochino e poi dati nuovi li vai aggiungendo mano a mano e vedi se questi come ti seguono, quanto ti seguono, e come preferiscono essere contattati e via dicendo, tutte le cose che ci siamo detti, e allora lì troverai le risposte anche a risolvere il problema di scaldare questo rapporto, coinvolgerli ancora di più. Vedi che uno ti è molto vicino, sono 2 anni che avete la situazione, 3 anni, quant'è? Di più? Uno. Allora fai un bilancio di anno, vedi quante volte questi qua hanno partecipato alle tue iniziative, se ti fanno la tessera per amicizia e poi non vogliono avere tutti i coglioni, oppure se gli interessa davvero le cose che fanno. E chiediti, se non gli interessa, gli ho mai chiesto che cosa vorrebbe, vorrebbe lui che l'associazione facesse? Coinvolgiamoli, tiriamoli dentro, facciamogli avere un po' di spazio, magari scopriremo dei talenti, delle competenze, degli aiuti, magari ci sono quelli che, se l'idea l'ho detta io, mi do anima e corpo alla realizzazione, se l'ha detta un altro me ne sbatto. Ok, valutiamo anche questi fattori, giochiamoci con questo carattere un po' strano delle persone a vantaggio del sistema, dell'organizzazione. Ok, complimenti, il fundraiser dell'associazione. una collega, che meraviglia. Ok, ero partita scettica, Marco, tra l'altro. Allora, chiudiamo qui per ora, andiamo tutti a mangiare e poi nelle 2 ore che ci restano di pomeriggio faccio una super sintesi delle robe che ho in mente, ovvero crowdfunding, come trattare il donatore e qualcosina sulla buona causa, ok? Bene, grazie davvero.